Signore e signori, eccoci qui ritrovati per l'ultima gara del campionato 500 Abarth by eSportsSeries.net, ultima gara del 500 che dà comunque il via alle ultime competizioni del portale. Ci sarà il 500 stasera, ci sarà Mazda giovedì, lunedì ci sarà la Le Mans, quindi vi invito a dare un'occhiata per poi chiudere in bellezza con l'ultima gara dell'FC1. Siamo a Highland e qui con me in cabina di commento c'è Edoardo Forcieri. Ciao Edo. Ciao Matteo, buonasera a te, buonasera a tutti gli amici da casa. Buonasera e ben ritrovato. Seconda gara che commenti con me il 500K, evidentemente ti sei divertito al primo round. Sì. Assolutamente sì, un campionato davvero divertente, avvincente, con un sacco di piloti davvero in gamba in pista che non se le mandano a dire, e questo dà un tocco in più al campionato stesso. Beh, tracciato particolare, non l'abbiamo mai visto online, almeno è la prima volta che la vediamo su eSports Series. Ricordiamo comunque che non è una mod, è una pista ufficiale del gioco, un circuito molto cittadino, lo potete vedere da queste casette. Non so tu Edo se hai avuto mai modo di correrci. Sì, ho avuto il piacere di correre in questo tracciato con una Porsche, ora non ricordo quale modello sinceramente, non su questo portale tempo fa, appena uscì la pista, nella versione completa, che è lunga diversi chilometri ed è stata progettata dalla Kunos con l'obiettivo, secondo alcuni raggiunto, secondo altri no, ma non entriamo in questa polemica, con l'obiettivo di offrire un tracciato che comprendesse, diciamo, tutte le possibili caratteristiche, dal lento al veloce, asfalto, pavé, perché come dicevi bene è un circuito cittadino in parte, e la parte del tracciato che corre attraverso questo paese, questo piccolo borgo di pura fantasia, diciamo un'ambientazione nord europea a giudicare dall'architettura delle abitazioni, è caratterizzato dall'assenza di asfalto e dalla presenza di un micidiale pavé. Molto, molto divertente da percepire sul volante, ma anche non proprio facile da gestire. Dopo alcune curve a 90 gradi tipiche, diciamo, dei tracciati cittadini, si esce dal pavé per, come vedremo poi tra poco quando inizieranno le qualifiche, per affrontare la parte asfaltata un pochino più veloce. Comunque in questa versione del tracciato, diciamo short, ora non so quale sia la definizione esatta data dalla Kunos, il tracciato risulta appunto abbastanza breve, si percorre in circa 50 secondi, tra i 50 e i 50 secondi al giro, per cui su una gara di 45 minuti come quella che ci aspetta, immagino avremo modo di vedere una cinquantina di giri, ecco. Sì, penso pure io, e anche tante macchine contro i muretti, se a mio parere. Può darsi, c'è anche da dire però che nelle curve a 90 gradi, diciamo cittadine, dalla parte cittadina, il circuito è molto largo e molto ampio. Questo offre diverse interpretazioni di traiettoria, quindi può dare vita, può favorire le lotte tra i sim driver. Bene, sei stato molto esaustivo, a breve partiranno le qualifiche. Io mi voglio scusare in anticipo con gli spettatori da casa se sentirete qualche colpo di tosse, purtroppo non sono al massimo della condizione, però ci tenevo a portare a termine questo mio compito, e chiedo scusa anche a te Edoardo se ti perforerò i timpani, ma purtroppo questi cambi repentini di meteo, freddo caldo, caldo freddo, oggi 32 gradi. Mi rimborserai su PayPal, non ti preoccupare. Sì, so già come vuoi essere rimborsato, e non è in natura. Giusta precisazione, ecco. Perché stavo per uscire dal canale. Ecco, no, so già, servono le quattro ruote, va bene, ok? Direi, prima di iniziare, andare a vedere un attimo la classifica team, che vede oramai Rivetto Racing Team in prima posizione con 3 vittorie su 3, praticamente doppietta di Cecalupo e una vittoria di Cesare Penco, titolo team portato a casa, seguito dal Drive-In Autosport, distanziato di ben 101 lunghezze, che però si la gioca con il mennato Boffa Sim Racing per quanto riguarda i due gradini più bassi del podio. Via via tutti gli altri, SP Racing Team, che è l'Esport Palace, molto distante, 78 punti, però ricordiamo sono entrati in gioco soltanto dalla seconda gara, e secondo me ancora non hanno capito come e quando definire i piloti che devono portare punti, perché solo 78 con un migliore in classifica secondo vuol dire che non hanno definito la coppia base.
poi magari glielo spiegheremo meglio. Segue in quinta posizione la scuderia Toro Grosso, poi troviamo i Fast Enhanced, in settima posizione i Nervo Sputnik Motors, chiude i Cactus Racing Team, tutti gli altri a 0 punti, quindi direi classifica team già bella che è Eh definita. beh, per quello che riguarda la vittoria, senza dubbio, matematicamente assegnata già al Rivetto Racing Team. Al contrario, dietro, dicevi bene, per la seconda e terza posizione è ancora aperto. E chissà che l'eSport Palace non riesca a fare una gran gara, a recuperare qualcosa sulla Mennato Boffa, anche se Vedo un po' i dura. piloti Mennato e Drive-In sono piuttosto costanti, ecco, oltre che performanti, quindi Esatto. sarà molto difficile scalzarli dalla seconda o terza posizione. Per quanto concerne invece la classifica piloti, caro Edoardo, i giochi non sono ancora conclusi, ma quasi, con un Claudio Ciecalupo che domina con 145 punti, ma Maurizio Dos Santos, nonostante le posizioni non proprio di punta, a parte i due terzi posti delle ultime due gare, segue 25 lunghezze. Su un tracciato del genere potrebbe succedere di tutto, a mio parere. Quindi Dos Santos ci dovrebbe credere. Non ho visto come sono andate le prequalifiche, magari tu sei un attimino più preparato di me. Ma sì, allora, in prequalifica, ovviamente in prequalifica non è detto che tutti facciano i loro migliori tempi. Ecco, ci sono diverse strategie di approccio, c'è chi tende a nascondersi un po' e poi far vedere i veri numeri quando serve. Dos Santos in questo senso probabilmente è tra quelli che si è un pochino nascosto perché è, diciamo, a metà classifica per quello che riguarda la classifica delle prequalifiche, a circa mezzo secondo di distacco dal leader delle prequalifiche che è stato Cesare Penco. I più in palla sembrano essere appunto Penco, Fabiani, Cecalupo, De Andreis e metterei anche Rota e Della Bidia, ecco, in questo quintetto sestetto. Ma come al solito, ciò che più importa a mio avviso è l'esiguo distacco che c'è tra tutti i piloti in pista. Se noi guardiamo le prequalifiche, tra il primo e il 25esimo che è Luca Franca, e questo mi fa pensare che anche lui si sia estremamente nascosto, dicevo, tra il primo posto e il 26esimo posto occupato da Luca Franca ci sono solo 8 decimi, meno di 8 decimi, 792 millesimi. Quindi i tempi di percorrenza sul giro, sia perché il tracciato è breve, sia perché i piloti sono tutti veramente molto bravi, è esiguo e questo farà pensare ad una gara tosta, quasi diciamo sull'andazzo delle moto, potremmo immaginarla. Sì, sono d'accordo con te, intanto le qualifiche sono iniziate, Edo, sono già on board con Penco che si è lanciato già nel primo giro, è tutto pavé, eh? Tutto pavé, quindi non andremo, se non Non per c'è un questo pochino di asfalto? pochissimo, veramente poco, ma comunque tutto il cittadino, non usciamo tra le colline di Highland, Cesare Penco è già praticamente a metà giro, non mi sa che non ci sono neanche gli intertempi, si trova già un po' di traffico davanti, questo è il difficile dei tracciati così corti, Edo, ma andiamo a vedere Cesare Penco, dovrebbero essere le ultime due curve, qua molta percorrenza, molta velocità all'interno, qua invece bisogna baciare il muretto in ingresso e porta poi all'ultima curva e poi il traguardo, insomma un giro veramente veloce che Cesare non ha fatto in maniera perfetta, ma bisognerà sicuramente scaldare le gomme, 52.001, ha dato già un secondo e due a Ciecalupo. Sì, comunque siamo ancora distanti dai tempi delle prequalifiche. Sì. Intanto vediamo quanto balla, sono in auto con Penco, vediamo quanto balli l'auto nella parte di pavé, nella prima curva a destra, è veramente difficile da controllare. Sicuramente la gomma hard, l'unica mescola a disposizione per questa tipologia di vettura, impiega qualche chilometro ad entrare in temperatura, quindi nonostante le temperature qui ad Highlands siano particolarmente alte, sicuramente ci vorrà qualche chilometro perché i piloti riescano a dare il massimo. Andiamo a vedere Penco, però adesso ha trovato un po' di traffico, quindi non so se andrà a chiudere questo giro. Sì, ha già tolto 8 decimi, 51 e 122 a 2 decimi dal miglior tempo delle prequalifiche. Segue Ciecalupo 51,6 De Andrés 52,0. Subito tripletta del Rivetto Racing Team, che è seguita a sua volta dalla tripletta del eSport Palace Racing Team. Con Timisk adesso fa un gran bel tempo, 51,8 e Sissa in terza posizione, Ghironi anche lui 51,4, Frattini, insomma,
Vedremo delle qualifiche dove non staremo zitti un secondo, Edoardo, perché 50 secondi, cosa vuoi che siano 50 secondi? C'è neanche il tempo di rilanciarsi. Niente, non fai in tempo a prendere il ritmo, probabilmente il giro è già finito. Sì, saranno davvero tirate e intanto Penco sbaglia, prende il muro. Ricordiamo anche un'altra particolarità di questo format di qualifiche, come tutte le altre qualifiche che si svolgono, dei campionati che si svolgono su esportsleague.net, il format è hardcore, cioè sostanzialmente è vietato premere ESC per tornare ai box, per cui qualsiasi problema si abbia in pista o qualsiasi necessità si abbia in pista è necessario tornare ai box con i propri mezzi, con la propria auto. Differentemente, se si preme ESC o se si danneggia l'auto tale da non riuscire più a portarla ai box per le riparazioni del caso, la qualifica viene terminata. Perfetto, chiaro, chiaro come sempre. Nel mentre dicevi queste cose, la classifica si è ribaltata. Ma quello che ci aspettavamo. Però le due rivetto che sono davvero in palla, un team che ha affrontato questo campionato con grande impegno e serietà, i risultati si vedono. Primo e secondo, Pecco e Ciacalupo, a distanza di nemmeno un decimo l'uno dall'altro, anche se il 51 e 122 mi sembra ancora leggermente alto rispetto a quello che ci hanno fatto vedere in prequalifica, può darsi anche che l'aria un pochino più calda, non sia Il traffico. anche il traffico senz'altro, e poi mettiamocela, anche se sono tutti piloti esperti, anche un pochino di tensione le danno. Franca, che traverso che ha fatto! Ragazzi, guida una trazione anteriore, ma ha fatto uno di quei traversi da spavento. Franca è uno dei pochi che riesce a driftare con Con la questa auto Non so se hai avuto modo di superiore. vederlo. No, ma me lo immagino perché ci ha sempre regalato. Tanto De Andreis scavalca Penco e si mette in testa al terzetto rivetto Racing Team, che per l'occasione stasera sfoggia anche una livrea leggermente diversa, nuova, in onore del nuovo sponsor, Trashend, credo si possa dire. Sì, Insomma, una notizia. assolutamente. Anzi, Eccolo Penco. se anche gli altri team hanno 50 e 504, ha praticamente fatto lo stesso tempo delle prequalifiche. Ottimo Cesare Penco. E anche Penco devo dire che riesce nel, Nel uh, in, driftare. nel esatto, riesce a gestire l'auto in drift molto bene, anche sul pavé. Beh, c'è da aspettarselo anche da questi sim driver, il campionato, ormai l'auto la conoscono come le loro tasche, e quindi ovviamente aumenta la confidenza, aumenta anche la possibilità di fare qualche numero portandola al limite. Su una pista come questa, secondo me, setup conta molto perché è piena di piccoli dossettini, soprattutto sul pavé, è facile arrivare al bloccaggio. Lo stavo notando adesso con Luigi Del Vecchio, che aveva un po' la macchina sfasciata e un po' anche difficoltà nel frenare, arrivava facilmente al bloccaggio. Eh sì, non è facile perché è necessario fare un setup che permetta di andare forte ma allo stesso tempo di gestire le sollecitazioni derivate sia dal pavé che dai cordoli Mamma mia. altissimi. Non so se stavamo guardando Penco, che ha preso un cordolo proprio mentre dicevo, bisogna stare attenti ai cordoli altissimi. In effetti salire sul cordolo qui implica perdere tempo e prendersi grossi rischi. Non sono cordoli da sfruttare e in alcune parti del tutto assenti, sostituiti dalle barriere, sostanzialmente dalle barriere in sabbia, bianche e rosse. Sabbia o plastica, non so, facciamo che è sabbia. Comunque, non so se hai notato sul rettilineo iniziale quel carrozziere che sta aprendo. Sono io? Sono io perché vedo già tantissime 500 con, ecco, tipo Penco adesso con portellone sfasciato. Hai fiuto per gli affari. Sì, ho già comprato e aperto. Andiamo a vedere un po' dopo 12 minuti di qualifica come sono messi i piloti. Penco 50-504 per ora, pole man, seguito da ottimo Andrea Fabiani 50-740, che mette una pezza, una toppa al dominio Rivetto Racing Team, perché poi a seguire abbiamo De Andreis, Ciacalupo e De Aio, tutti del Rivetto Racing Team by Trashend. Quindi insomma, bravissimo Fabiani, molto molto Sì, bravo. Fabiani aveva fatto vedere anche nelle prequalifiche di essere, o meglio, aveva dato la sensazione di essere l'unico a potersi inserire nel gruppo rivetto. Era, anche in prequalifica era secondo dietro a Penco. Quindi è in palla su questo tracciato Fabiani, l'unico alfiere del team Fast Enage in gara. Si è anche migliorato adesso, 50-739, nonostante il piccolo bacio dato al muretto. Buono. Quindi fa pensare che forse abbia ancora qualcosa in tasca.
Dos Santos sta cercando un po' di spazio, invece qua è fondamentale avere pista un po' libera davanti per fare il tempo. Adesso però deve farsi da parte, far passare l'ammennato boffa di. Vediamo un po' di chi è, non me lo dice. Quello di Pasquale Lupoli, che per ora è ottavo, ottimo anche lui. Ha soltanto quanti millesimi? 11 millesimi da Luca Franca, che è ai box. È ai box a cambiare le gomme. Penco, un piccolo errore. Me lo Eh dava. sì, no, in realtà si è fermato per lasciare passare il suo compagno liberato molle. Poi davanti a sé ha trovato Frattini, che era sostanzialmente anche lui parcheggiato a bordo pista, aspettando di far passare il traffico e di non danneggiare gli altri, allo stesso tempo di prendere lo spazio per lanciarsi, perché come dicevi tu, è importantissimo non essere ostacolati soprattutto in un giro così breve, dove un errore rischia di non essere più possibile recuperarlo in alcun modo. Vediamo, insomma, si stanno comportando in maniera un pochino diversa dal solito, i piloti in pista, giocando anche un po' di strategia e di intelligenza per trovare il momento giusto in cui lanciarsi e cercare, di completare uno o due giri lanciati per realizzare il loro miglior tempo. Qua sarà tosta in gara a sorpassare, sarà in tosta anche per i doppiaggi, eh. Sarà veramente dura. Sì, sarà tosta soprattutto nei punti di pavé. Non oso Mamma immaginare mia. come sia gestire due auto affiancate in curva sul pavé. Speriamo i sim driver in queste settimane di allenamento, in questi giorni di allenamento, abbiano anche valutato questo tipo di situazioni, ecco. Però sono belle da vedere danzare, su questo. Su questo mini tracciato mi sto divertendo, mi sto proprio divertendo. Belle vederle salire sui cordoli e allo stesso tempo cercare un po' di grip in curva per non andare addosso al muretto e stare lì proprio alla disperata col volante girato di 180 gradi verso destra senza prendere il muretto. Sto seguendo Ghironi, per ora è 14esimo se non vado errato. Mamma mia, che bacio che gli ha dato il muretto proprio al Ma millimetro. anche Fabiani rompe l'auto, la tocca all'interno, rimbalza all'esterno, il posteriore era già danneggiato, ora è decisamente sfasciato, infatti credo farà una breve sosta ai box per riparare i danni, e così è. Adesso sto seguendo Ghironi che si è appena lanciato nel suo giro cronometrato. Andiamo a vedere in quanto va a chiudere il T1. T1 molto corto, 14 secondi. È in ritardo di 183 millesimi. Oh, mamma mia, che botta che gli ha dato sulla sinistra. Ha tenuto giù il gas, se n'è fregato di quello che poteva diventare la carrozzeria della sua auto. Ha cercato di renderla un po' più aerodinamica e molla, decide di mollare il tiro. Intanto bene anche Villani e Fokker, due piloti privati, anche se Fokker, se non erro, è in quota rivetto, Un quantomeno altro. in quell'area. Credo di sì, credo di aver capito. Adesso verrò sicuramente smentito da qualcuno in chat, se del caso smentitemi pure. Però credo che Fokker sia un altro sim driver in quota rivetto. Però stanno facendo bene entrambi, sia Villani che Fokker, pilota privati. Villani in quinta posizione, Fokker è ottavo. Bravi loro, altri privati sono Pedrini, Del Vecchio, Reitano e Faraci, che però in questo momento sono più in coda nel gruppo, occupano rispettivamente la 19esima, 21esima, 25esima e 26esima posizione. E intanto siamo arrivati a 8 minuti dal termine delle qualifiche, con davanti ancora Penco che domina con il suo 50-504, seguito a breve distanza da Andrea Fabiani del Fast Enaged a 235 millesimi, seconda fila per Ceccalupo De Andreis, quinta posizione per Villani, sesta Molle, settima Calori, ottava posizione per Fokker, nona posizione per De Aio, decima Timis, in undicesima Luca Franca, non in gran spolvero questa sera, finora ci aveva abituato a prestazioni più esaltanti. Il suo compagno di squadra lo segue a pochi millesimi in 13esima posizione. Poi dalla 14esima in avanti abbiamo Frattini, Ghironi, Melani, Sabatini, Noviello, Pedrini in questo momento superato da Dos Santos che dicevamo probabilmente io avevo azzardato che si stesse nascondendo in prequalifica, però finora non ha fatto vedere molto, molto di meglio rispetto al 14esimo tempo delle prequalifiche. Spero per lui che riesca a trovare un bel giro prima della fine. 20esima posizione per Pedrini, 21esima per Selle, l'altro pilota Driving Autosport, 22esima per Del Vecchio, 23esima per Magoni, 24esima posizione per Andrea Della Bidia, 25esima per Reitano e 25esima per Faraci.
Bella, ottimo. distacchi comunque molto contenuti anche qui in qualifica fino adesso, perché i 26 piloti in pista sono in un secondo e quattro. Quindi Beh, tutto su una pista così sommato. corta però è tanto. Oh, Chironi come è arrivato pinzato sull'anteriore. Ho visto proprio il posteriore alleggerirsi e andare da tutt'altra parte rispetto alla direzione data dal pilota delle Sport Palace Racing Team. Infatti ha dovuto mollare il colpo, sta prendendo spazio. È essenziale qua non avere nessuno davanti, ma è anche difficile su un tracciato così breve trovare tutto un giro pulito nonostante i soli 50 secondi per percorrerlo. È praticamente impossibile trovare tutto un giro pulito. Magari bisogna avere la fortuna di trovare qualcuno che è davanti, che abbia un passo simile al proprio, e prendere quei 200-300 metri di distanza che possano consentire di fare il giro in sicurezza, ecco. Io adesso lo voglio seguire, Ghironi si sta lanciando, sembra avere strada pulita davanti, quindi andiamo on board con lui e nel mentre salutiamo i ragazzi che ci stanno seguendo dalle Sport Palace di Bergamo, tra cui Cristiano Cicolari e presumo anche Amos Laurito che ha scritto in chat che se non è lì è praticamente lì vicino, è diventato De Bergen pure lui oramai. Attenzione Ghironi, chiude il T1, 194 millesimi di ritardo, non sono poi così tanti, vediamo se riesce a tenere questo ritardo. Sembra aver mollato ancora. Ha Sì, mollato ancora. credo che abbia preso una strusciatina alla fiancata sinistra e forse questo l'ha fatto desistere dallo spingere ancora. Attenzione però perché il tempo scorre. Il tempo scorre e Ghironi non è che si è messo proprio benissimo, No, non sedicesimo. è messo benissimo, dici bene, mancano solo 5 minuti e speriamo che riesca a dare un colpo di reni. Il colpo di reni intanto lo dà Noviello che sale in Infatti. 12ª posizione. Ottimo, ottimo. Io sto seguendo Frattini che sembra spingere. Sì, sono solo 3 decimi di svantaggio al T2. Se dovesse tenere questo distacco, si sarebbe dalla sedicesima alla terza barra quarta posizione. Attenzione a Frattini. Attenzione a Frattini che ci ha fatto vedere bellissime cose. Donington Park va a chiudere il suo giro in 59. Bravo, bravo. Ottimo tempo. Quinta posizione per Frattini delle Sport Palace Racing Team. Mamma mia, è incredibile che colpo di reni che ha tirato e risale, risale la classifica e anche lui inizia a dar fastidio al Rivetto Racing Team. Buono, Sì, buono. si trova a 3 centesimi da De Andreis, quindi molto vicino. Potrebbe tentare ovviamente di scavalcare anche De Andreis e Cicalupo, che sono molto vicini come tempi a quello realizzato da Frattini. Vedo più difficile riuscire ad attaccare la prima fila, perché in questo momento Benco e Fabiani sembrano non avere rivali in questo senso, però vediamo in questi ultimi minuti cosa succede. Io seguirei un giro di Penco, si è appena lanciato, se sei d'accordo. Andiamo on Sì, board con lui. assolutamente. Qua un piccolo sottosterzo in uscita, è riuscito a gestirlo benissimo. Cesare Penco che toglie due marce, la butta dentro, sfrutta tutta la pista, prende quei piccoli dossi che gli permettono di avere più grip sull'anteriore sinistra, facendo un rollio. È sopra di 23 millesimi, pochissimo. Mamma mia, guarda che filo che fa in muretti, si ributta dentro. Ha dovuto Pulito. correggere un pochino con la È molla. frenata, infatti, perché ha dovuto correggere un po' frenando durante la percorrenza di curva. Intanto Noviello ancora si migliora, risale in ottava posizione. Dicevo, Penco ha dovuto toccare i freni in percorrenza perché stava andando largo, soffrendo dell'inevitabile sottosterzo di queste auto. E quindi ha perso il tempo, ha annullato il giro e ora si rilancia. Rimaniamo su Penco se sei d'accordo. Sì, restiamo su Penco che si rilancia nuovamente. On board con lui. Guarda come entra di traverso, un po' troppo qui, Forse un ragazzi. po' troppo, molto bello, ma non so quanto efficace. Andiamo a vedere nel T1 quanto è andato a pagare questo errore. Tantissimo, 6 decimi in una sola curva, caro Edoardo. Sì, lì quando la macchina parte così di traverso bisogna stare attenti a non toccare troppo il gas perché altrimenti si chiude. Non si va direttamente a muro. È stato molto bravo a gestirla, però è inevitabile perdere tempo sul giro. Ma anche Timis è risalito bene, era nelle retrovie, adesso è in ottava posizione. Ottimo, ottimo Timis, che Eh sì, piano piano sta prendendo confidenza, è meno timido, sta facendo vedere di che pasta è fatto. Yonuk Timis, spero di averlo detto in maniera corretta. Buona, buona la sua ottava posizione.
Eh sì, buona assolutamente, come valide anche le posizioni di Frattini e Villani, quinta e sesta posizione, bravissimo anche Noviello, anche Rota, davvero devo dire che probabilmente molti sim driver stanno cominciando a prendere confidenza ormai purtroppo alla fine del campionato con queste vetture, perché sim driver che all'inizio del campionato abbiamo visto più in difficoltà a lottare per le retrovie, invece oggi li vediamo a poca distanza da Penco e lottare per posizioni di tutto rispetto. Penco che ha fatto quel tempo e beh, basta, E non poi si è non c'è più più. riuscito, sì. Lui domando, ma Segno. tra gli errori e il traffico non c'è più riuscito. Fabiani credo abbia mollato perché è fermo ai Fabiani ferma box. i box. Sì, e anche Ceccaluppo e De Andrè. No, Ceccaluppo e De Andrè stanno lanciando. Intanto De Andrè trova davanti un Dos Santos che rischia di prendere il muro. Dos Santos in grande difficoltà, in 20ª posizione. Ecco, parlavamo di setup. Selle e Dos Santos, due piloti drive-in, tutti e due in difficoltà, in 19ª e 20ª posizione. Che non abbiano imbroccato il setup? Beh, può essere, ripeto, è difficile trovare qua la quadra, secondo me, per questo tracciato, anche se è corto, è ricco di insidie, piccoli dossi, pavé, insomma, è difficile trovare la. Rota, 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 rota. Terza posizione Oh! Oh, oh! per Rota e scalza C'è una macchina Ceccaluppo. c'è una macchina ferma in mezzo alla pista! È quella lì del vecchio! Io fossi lui premerei ESC, non ha neanche più il tempo di rilanciarsi oramai. Però sì, forse sarebbe meglio, ma è stato molto bravo a aspettare il momento giusto. Sì, vai, Comunque, se sei se l'è cavata. d'accordo, a fine gara mi metterei in questa bellissima rotondona perché prevedo tanti bei festeggiamenti da parte del rivetto, non so perché, ma questa sensazione. Sembra fatta apposta, Esatto, sembra probabilmente fatta questa cosa. apposta. Cioè, intanto vediamo come De Aio e Frattini, Pedrini, pardon, ora anche Fabiani che è uscito dai box e poi si è fermato Franca per un caffè. risalito. Franca risalito in settima posizione, 59, 9, 8. L'ultimo ad essere sceso sotto il muro del 51. Ah, ecco, mi sembrava strano che in effetti che Franca si accontentasse di una posizione così indietro. Settima, sì, ha davvero un niente di distacco dalla sesta e la quinta. Ora non so se Franca avrà il tempo di. Intanto finiscono ora le qualifiche. Franca prende il muro. La vettura dell'Amenato Boffa si ferma in mezzo alla pista. Premiesco, qualifiche finite. C'è ancora qualcuno che si sta lanciando. Pardon, che sta compiendo il suo giro. Forse Penco. No. Direi qualifiche finite un po' per tutti, rientrano. Rota ancora sta tirando come un pazzo No, Rota. andiamo a vedere, Rota. Non ho purtroppo i tempi del. Ah, Ah, che baciata che ha grande dato. l'accelerazione, già, lì si perde molto. Butta. Anche lui. Anche per lui qualifiche finite. Quindi, Sì, insomma. Direi sì. qualifiche finite per tutti, salvo. Forse Gironi. Vediamo Ghironi, andiamo a vedere Ghironi, lo sto cercando. Qua 17esimo. No, qualifica finita pure per lui. Un quarto d'ora di qualifiche davvero 20 minuti. esaltante. 20 20 minuti. minuti di qualifiche, chiedo scusa. Vedi, sono passati così in fretta che mi sembravano 15. Vogliamo ricapitolare velocemente la classifica? Ma come preferisci, però preferirei magari farlo dopo prima della gara con l'aiuto della grafica, se sei d'accordo. D'accordo, E allora quindi prego. sfrutterei questo momento per andare in pubblicità, per mandare appunto gli spot degli sponsor e torniamo poi subito dopo per la gara. Quindi a tra Benissimo, poco. a tra poco.
Eccoci ritrovati per l'ultimo round del campionato 500 Hubbard Cup. Siamo a Highland, giusto Edoardo? Non dico male. Non dici male. Non dico male, nonostante questa gola che mi brucia. E per l'ultima gara, appunto, come dicevo, finalmente pronti per la partenza. Stiamo aspettando che i piloti entrino nel server dopo una qualifica tutto sommato molto tirata, complice anche i 20 minuti di qualifica hardcore e il tracciato così corto, Edo. Direi che potremmo fare, visto che ci siamo, un recap, dandoci una mano con l'aiuto della grafica, se sei d'accordo. Assolutamente, però ho un problema tecnico, devo recuperare la classifica esatta. Ma io te l'ho già girata. Scusa, è che sei efficientissimo. Allora sì, prego Matteo. Ok, in prima e in seconda piazza troviamo Cesare Penco del Rivetto Racing Team, seguito dalla Fast Age di Andrea Fabiani. In terza e in quarta posizione un altro pilota diverso dagli altri, Nicola Rota dell'Esport Palace Racing Team. Mi sono perso il quarto perché la classifica va troppo veloce. Quinta posizione per Giulio De Andrés, Rivetto Racing Team. Facciamola ripartire un attimo perché sto andando troppo lento, scusate, ma... Sei vittima della tua stessa tecnologia. Scusatemi, allora, ragazzi, non ci sto dietro. Cercherò di aiutarti. Claudio Ceccaluppo quarto, bravissimo. Claudio Ceccaluppo quarto. Quinto troviamo, adesso va piano, Giulio De Andrés, seguito da Fabrizio Frattini delle Sport Palace Racing Team. Quindi una classifica molto variegata, devo dire. Settima, ottava piazza per Luca Franca e Giacomo Villani.
Troviamo poi in nona e decima posizione Liberato Mole del Rivetto Racing Team e un'altra Sport Palace Racing Team, quella di Yonuk Timis. Buona la sua qualifica, chiude al top 10. Undicesima posizione per Andrea Noviello, seguito da Michele Calori in dodicesima. Tredicesima e quattordicesima piazza, Pino De Aio, Rivetto Racing Team, seguito dal privato Alessandro Focher, nonché prossimo del Rivetto Racing Team. Quindicesima posizione, Alessio Melani, Nervo Sputnik Motor, seguito da Pasquale Lupoli, del Mennato Boffa Sim Racing. Se diciassettesima e diciottesima piazza, Alessandro Ghironi, Sport Palace Racing Team, e Maurizio Dos Santos in grande difficoltà stasera. Diciannovesima e ventesima piazza per Roberto Sabatini e Roberto Selle, il duo Roberto, a chiudere la decima fila. 21 e 22, 21esima e 22esima posizione Federico Pedrini e Paolo Faraci, Black Angel Team e privato. 23esima e 24esima posizione per Nicolas Magoni e Luigi Del Vecchio. Chiudono lo schieramento Andrea Della Bidia e Daniele Reitano. Diciamo che Sono stasera stato bravo ad aiutarti, hai sei stato visto? molto bravo, grazie. Io già devo bere un goccino d'acqua perché sennò non ce la faccio più. Diciamo che stasera di importante per quanto riguarda classifica costruttori non ci si gioca niente e salvo Beh, insomma, veramente. non ci si gioca il titolo di testa, ma ci si gioca qualcosa dietro. Sì, seconda e terza piazza con i drive-in così in difficoltà devono sperare in un mezzo miracolo per Eh tenere la sì, posizione, eh. infatti Drive-In questa sera è in grossa difficoltà, forse la valutazione sul nascondersi durante le prequalifiche era sbagliata, probabilmente quello era il loro limite e questa sera non sono riusciti a superarsi. Speriamo per loro che in gara riescano a fare di più perché hanno una seconda piazza con 158 punti in campionato da difendere dagli attacchi dell'ammennato Bofa Sim Racing che con soli 10 punti di distacco al momento occupa la terza posizione nella classifica generale costruttori. Dietro di loro gli Sport Palace Racing Team e la scuderia Toro Grosso rispettivamente a 78 e 44 punti. Ricordiamo gli Sport Palace Racing Team ha saltato la prima gara delle quattro del campionato, quindi questo anche giustifica, quantomeno spiega, l'importante distacco dalla terza piazza. Fast and Asia in sesta posizione, Nervo Sputnik Motors in settima posizione, Cactus Racing Team in ottava e via via tutti gli altri a 0 punti. Invece nella classifica piloti i giochi sono ancora piuttosto aperti, o meglio, lo sarebbero se Maurizio Dos Santos occupasse una delle prime posizioni in griglia di partenza. Così non è, quindi questo fa ben sperare Claudio Cecalupo che al momento domina la classifica individuale, la classifica piloti, con 145 punti sui 150 in palio fino adesso, per cui è un grande score per Claudio Cecalupo che ha avuto due vittorie e un secondo posto dietro al compagno di squadra Cesare Penco. E, dicevamo, secondo in classifica al momento Maurizio Dos Santos con 120 punti, 25 punti di distacco da Cecalupo, terza posizione per Liberato Molle a 94 punti, quarta posizione per Luca Losmarino a 82 punti, quinta posizione per Alessandro Focher a pari merito con Pasquale Lupoli, entrambi a 78 punti, Frattini 76, Fabiani 73. Insomma, sicuramente il Claudio questa sera Cecalupo può fare una gara attenta e più tranquilla. L'importante è arrivare per lui è arrivare davanti a Dos Santos o poche posizioni alle spalle dello stesso. Esatto. Diversamente, Dos Santos dovrà affrontare una gara tutta in salita. Perché i ragazzi che al momento stanno alle sue spalle, Molle, Rosmarino, Fokker, occupano tutti una posizione più avanzata della sua. Intanto sta partendo il L'aglapo Maglab. sarà l'aglapo più veloce della storia, questo, sappilo. E dicevamo, i piloti alle spalle di Dos Santos si daranno senz'altro da fare per attaccare sia la seconda posizione che la terza e quindi cercare di conquistare l'ambito podio di questo campionato. Bene, direi che a breve l'aglap, ma molto a breve sarà finito, quindi poco più di 3 minuti alla partenza. Sono veramente curioso di Sì, vedere cosa succederà. ricordiamoci, perdonami, una comunicazione di servizio, ricordiamoci di levare immediatamente le auto dalla pit lane, pardon, dalla griglia, non appena i piloti saranno partiti, perché il giro è così breve che non ce lo possiamo dimenticare. Fortunatamente noi abbiamo le auto invisibili, meglio sempre toglierle, ma tutto sommato ci può anche andare di Le abbiamo lusso. tutte invisibili? Sì, io
Io ce l'ho invisibile, non so te. Anch'io, ma ne vedo due safety car Mercedes. No, quelle le tolgono subito. Perfetto, allora possiamo stare più sereni, ma soprattutto potremmo stare un pochino più sereni in sim driver. Tanto sto scorrendo piano piano nella... 20 secondi all'avvio della gara. È suggestiva però... Correttamente schierati in griglia. È suggestiva però vedere la griglia a rallenti, come la sto guardando adesso, con tutte queste case alla mia sinistra, quindi alla destra dei piloti. Mi piacerebbe essere in uno di quegli appartamenti e guardarmi la gara dalla finestra, sentire odore di gas, farmi bruciare la gola fino alla fine e magari vedere qualche 500 cappottata, perché ancora non le abbiamo viste. Sì, dai, bisogna spezzare una lancia a favore di questo tracciato e della Cumos. Sì. A molti non piace, però devo dire che... È originale. Hanno fatto un bel lavoro, esatto. È tutto originale, perché no? Dai. Bene, bene, bene. Poco più di 40 secondi alla partenza... Io mi sto ancora divertendo a passare piano piano come un vecchietto in mezzo a queste auto, ma tra poco i motori si scalderanno, il rombo dei motori salirà alle stelle nonostante questi motori turbo 1.4, ma ci faranno sicuramente divertire stasera i piloti. Ricordiamo, Cesare Penco scatta dalla pole position, seguito dalla fast lane di... mi dà Claudio Ceccalupo in seconda posizione, in realtà è Andrea Fabiani, come sì, sempre. È un errore di P-Tracker. Esatto. Ma attenzione, attenzione, perché i semafori si stanno accendendo. Abbiamo appunto i sei semafori che si accendono adesso. Siamo a metà, il rombo dei motori sta salendo alle stelle. Andiamo a vedere come partirà Cesare Penco. Una partenza ottima la sua. È partito invece male dietro Nicola Rota, che si è fatto infilare da Ceccalupo, che ha fatto subito un bello spunto e va a prendersi appunto la terza posizione. Via via ci sono tutti gli altri. Ah, qua è difficile ragazzi, è molto ad imbuto. Togliamo subito le macchine, sì, caro Edo, perché siamo già arrivati. Di Penco e Ceccalupo, che allora Penco non ha dato alcun centimetro di spazio a Fabiani per poterlo attaccare. Ceccalupo invece, esperienza e capacità, si è ripreso subito la posizione che era sua, e adesso sta subendo Rota un attacco da De Andrés, che si fa vedere ma non riesce a portare l'attacco. Frattini viene sorpassato da Frattini, che prova, si fa vedere sul suo compagno di squadra e ora gli prende l'interno. Oh mamma mia, si toccano! Problema di comunicazione forse in casa di Sport Palace. Attenzione che siamo soltanto al primo giro, la gara non si vince subito. Andate che i ragazzi lì davanti stanno già facendo il vuoto, non datevi fastidio. Frattini prova già a infilarsi nel posteriore di Rota, ma Rota chiude come se non ci fosse un domani e se ne va, cerca di andarsene. Attenzione dietro a Frattini, che c'è De Andrés molto molto agguerrito, come dietro c'è tutto un gruppetto di piloti. Un piccolo errore di Villani, sì, ha dovuto bene, correggere. Sta facendo un pochino da tappo su Frattini, De Andrés, Villani, Franca, Timis, Noviello. Questo è il gruppo che si è formato subito in questa seconda tornata. Mentre dicevi bene, Penco, Fabiani se ne stanno già andando e Ceccalupo cerca di tenere il passo e di distanziare Rota. Per ora gli sta riuscendo. Giro veloce di Penco, 52.029, 52.2 Fabiani, 52.6 Ceccalupo, 52.5 Rota, che subito ci ha smentito e sta facendo un piccolo vuoto tra lui e Frattini, vuole andare a riprendere. Franca Villani e Timis in lotta a 3, una lotta spericolata. Villani ne esce di traverso con una speronata di Timis, ma entrambi riescono a mantenere il controllo dell'auto. Dietro invece credo che l'abbia pagata più cara Franca Noviello, ma Villani perde l'auto. Oh, brutto posto dove perdere la macchina Villani. Non si deve muovere. Ma che disastro! Disastro soprattutto per la sua auto, ma anche per gli altri. Credo che ne abbia toccati diversi. Ora sì, cerca di far manovra. Villani ma ha l'auto distrutta, come ce l'ha distrutta Liberato Molle, come ce l'ha distrutta Faraci. Insomma, non una mossa ottima. No, non una gran mossa, senz'altro solito gran lavoro dopo gara per la DG per valutare questi avvenimenti. Beh, siamo al secondo giro, se nessuno fa reclamo. Ma immagino che insomma una macchina contromano qualcuno reclamo lo farà. Ma vediamo intanto cosa succede in pista, visto che la sfera di cristallo per il futuro ancora non l'abbiamo. Steam Driver al momento sembra solo De Andrés avere un
una gran voglia di attaccare. Attenzione, Frattini. Attenzione, De Andrés si fa vedere nello specchietto destro di Frattini. Vediamo se tira la staccata qua. No, molto bravo, bravissimo anche Frattini a portarla a lunga e a chiuderla. Ha portato più velocità in curva ed è riuscito appunto a tenere la posizione su De Andrés. Mentre Penco 57, quasi tempo da qualifica. Cesare Penco. Penco è bravissimo, in più strada libera e voglia di creare un solco, per cui sta dando il massimo. Occhio l'incrocio, scusami, occhio l'incrocio di De Andrés, ne sta provando tutte, è affiancato ma non c'è spazio. Ne ha di più, De Andrés ne ha di più di Frattini, ma Frattini per ora sta chiudendo tutto quello che può. Quindi De Andrés dovrà inventarsi qualcosa o approfittare di qualche sbavatura di Frattini, perché per il momento non sembra esserci margine per loro. Intanto nelle retrovie Lupoli ha guadagnato la posizione su Pedrini. I sim driver hanno accumulato tutti un pochino di distacco l'uno dall'altro, siamo intorno dal mezzo secondo ai due secondi a seconda dello scaglione della classifica che si osserva. Il più isolato in questo momento sembra essere Luca Franca, che ha distaccato, ha dato un secondo al suo compagno di team Noviello e si è messo all'inseguimento di Timis, che occupa la settima posizione. De Andrés ha dato una di quelle sportellate al muro che l'airbag doveva esplodere subito. Sta cercando veramente di uscire proprio come un proiettile dalle curve, cercare quel chilometro orario in più per cercare di affiancare Frattini, ma non ne ha. Possiamo considerarlo un po' una piccola Monaco questo tracciato. Un po' più larga, ecco, sì, però non c'è spunto. Non c'è spunto, non ci sono vie di fuga, non c'è margine per godere della scia, e quindi queste caratteristiche si traducono in una grande difficoltà per i sim driver nel tentare il sorpasso, a meno che non ci siano errori da parte dei piloti che li precedono. Penco fa un altro giro molto veloce, 51.093, ma perde due decimi da Fabiani. Anche Rota 51.0, guadagna un decimino su Cecalupo. Si sta avvicinando, si sta avvicinando. Bacia anche lui il muretto, 51.3 Frattini e De Andrés. Occhio ancora a De Andrés. Eh sì, sono in auto con lui. Intanto calori deve... Errore. Errore, finisce in fondo alla classifica. Dietro di lui solo Faraci e Villani. Villani Faraci già doppiato, passa. Due giri. Faraci passa. No, non passa, lo fa andare avanti. Non passa di poco, sì. Penco ha preso il largo, però un secondo e sei. Strada libera e Fabiani comunque, sia nelle prequalifiche che in qualifica, ha fatto vedere di non avere lo stesso passo di Penco. No, certo. E quindi, insomma, ecco, immagino che in questo momento per Andrea del Fast and Age ci sia un pochino di frustrazione nel vedere Penco andarsene. Fabiani tira, cerca di tirare ogni staccata e arriva quasi al bloccaggio, ma non riesce a ricucire su Penco, anzi arriva un pochino lungo in un paio di curve, quindi probabilmente il suo distacco aumenterà leggermente. Penco, che dire, Cesare Penco lo conosciamo, quando si mette in testa di preparare un campionato lo fa in modo eccelso, i risultati tendenzialmente si vedono, anche questa sera non ci sta deludendo in questo senso. Dietro abbiamo distacchi più o meno consolidati fino a Frattini. De Andrés ancora imbottigliato dietro Frattini, non riesce, si fa vedere, lo punzecchia, cerca di infastidirlo in tutte le maniere, ma Frattini per ora è stato bravo a mantenere la concentrazione e a non farsi fregare da De Andrés. Alle loro spalle Timis rimane a debita distanza ma molto vicino, Franca in ottava posizione ha già 3 secondi e 7 da Timis, per il momento occhio De Andrés, come gli ha chiuso la porta in faccia Frattini. Mamma mia, qui De Andrés ci ha già voluto provare. Avesse avuto 10 metri in più sul rettilineo, forse ce la poteva fare. Guarda, è arrivato Timis. No, non c'era, né Timis è arrivato. Quindi attenzione, De Andrés, che adesso deve attaccare e difendersi. Attenzione De Andrés, perché peraltro Frattini e Timis, compagni di team, appunto, non è da escludere che Frattini più da tutto, anche proprio per mettere in difficoltà De Andrés e doverlo costringere a difendersi su Timis e quindi di fatto far guadagnare entrambi i piloti. De Andrés comunque è un sim driver esperto e ora ci prova, guadagna all'interno, no, ma non riesce ad affiancarsi. È la telecamera che schiaccia un po' l'obiettivo. Guarda qua come si incrociano le traiettorie, si butta dentro di traverso Frattini. De Andrés prova a uscire più veloce. Occhio che secondo me ne approfitta Timis tra poco, non so perché ma ci proverà. Mamma mia, che bella lotta che stiamo vedendo qua.
Sì, molto bravi, molto bravi. A me sembra che Frattini in determinato, cioè segua proprio traiettorie molto diverse da De Andreis, non solo per difendersi, ma proprio come approccio di traiettoria. De Andreis sembra avere un andamento molto più preciso, considerato che è attaccato a Frattini che sta cercando di sorpassarlo. Chapeau, molto bravo Giulio De Andreis in questo tipo di gestione. Un bel terzetto, qua si è formato un bel terzetto, anche se dietro c'è un altro gruppetto interessante nelle posizioni per le retrovie, composto da Sabatini, Dos Santos, Lupoli, Pedri. Ah, De Andreis, De Dentro, Andreis, dentro, dentro. dentro! Si toccano i due, ne prova a Palla a approfittarne terra, Timis. Timis. Mamma mia, dove si vuole? Dove si infila? Dove si infila? Ah, bravissimo, bravo. Non so se hai visto come Sì, ho Mamma mia. visto. Per un attimo ho temuto il peggio, ma Io sono ho stati visto bravi. una 500 ribaltata. Quindi sono contento. La stiamo sognando dall'inizio del campionato. Frattini molto bravo a difendersi, molto bravo anche a calcolare la distanza di De Andreis perché ha chiuso senza fare troppi complimenti. Per cui. E Timis ora si fa vedere su De Andreis mentre Faraci lascia loro strada. Beh, un terzetto davvero interessante. Ora De Andreis ha preso un pochino di distacco da Frattini, complice la lotta con lui e gli attacchi di Timis, che ha dato anche un bacetto al posteriore di De Andreis mentre questo cercava di attaccare Frattini. Ora immagino che Giulio avrà del Rivetto Racing Team avrà un giro, diciamo un giro o due per dare il massimo e ricucire e ritrovarsi di nuovo Sale sul box. paraurti posteriore. Sell'hai box. Sale box, secondo me voleva provare ad avere pista libera per guadagnare. Ci può stare. Il problema è che adesso verrà passato da Calori. Ci può Ma non stare. ha pista libera. Allora la strategia non gli è riuscita. Che sfiga. Già, strategia che a volte in effetti in questa tipologia di circuiti può essere vincente. Ricordo una genialata di Francesconi della Pescara Racing Team nel campionato, credo fosse FC3 su Silverstone, FC4, l'ho corso FC4 anche io. una genialata. Magione fece questa strategia, No, forse era Adria, Adria. l'avevo fatta anch'io. Io no, e l'avevo presa in quel posto, quindi bravissimi voi che avevate azzeccato la strategia. Non la dimenticherò mai, però in effetti quella di Selle poteva essere una strategia di questo tipo, ma è uscito alle spalle di Calori a 1,5 secondo, per cui è difficile che possa portare vantaggio. Ora De Andreis è uscito più veloce nella parte diciamo di quasi rettilineo, si avvicina a Frattini quasi sfiorandogli il Mamma posteriore, ora mia! Mamma bloccatissimo. Lascio a te Matteo. mia, qua intanto dalla chat c'è il Toto che sbatte fuori De Andreis questa sera. Secondo me nessuno, perché qua se la stanno dando di santa ragione, ma nei limiti del regolamento. Attenzione De Andreis, vediamo se tenta la staccata all'interno! All'interno, passano in due! Passano in due, ma esce più veloce Frattini dalla curva che adesso proverà a replicare la staccata. Non c'è spazio per due qua. Wow, bella la difesa di Frattini. Che se la va a riprendere, che si va a riprendere la posizione. De Tosto Andreis, Frattini, eh. tosto, è veramente tosto. Ho avuto anche modo di conoscerlo dal vivo quando ha partecipato al Carrera K Orio al serio. E Timis ci ha provato, ma De Andreis gli ha detto: no, non passo io, ma non passi nemmeno tu. Resto qui in mezzo, faccio l'insalata fra di voi, ma cercherò di passarvi. Attenzione, attenzione che questo è il gruppetto più bello per ora. Da vedere, si butta dentro ancora De Andreis. De Andreis è uscito molto stretto ma con una velocità più bassa. Mamma mia, qua... A che giro siamo? Ah, non lo so, ho perso il conto, ma siamo a 32 minuti dalla fine, quindi è passato poco più di. Siamo al No, sono passati quindicesimo. 13 minuti, sì. Quindicesimo Non ho giro. il contagiri, perdonami. Ma io ho la tower che mi fa vedere le strategie. Sei troppo Sono troppo avanti. avanti. Uè, figa. Ma siamo mica a Milano, eh. A parte le No, no, no no comment. comment. Attenzione sempre, De Andreis. L'unica lotta viva che c'è attualmente. Un decimo e mezzo, praticamente nello stesso abitacolo di Frattini. Frattini comunque nervi d'acciaio stasera. Sta facendo un sacco di esperienza. Qua De Sì, Andreis. tutti e tre però bravi, Sì, eh. bravissimi, bravissimi. Se le sono date con rispetto, bravi. Occhio, Se occhio, le Timis. stanno dando. Occhio, Timis, è uscito molto veloce. De Andreis all'esterno, Timis all'interno.
nessuno tira la staccata, ruote dritte. Qui Timis però a farsi vedere per infastidire. Sai che vado on board con Timis, che ci godiamo un po' il duello delle vetture lì davanti, se sei d'accordo. Sono on board con De Andreis. Ah, bene, perfetto. Intanto questa tosse non accenna a diminuire, mi muto ogni volta che devo tossire per non darmi fastidio. Fanno le stesse linee, forse De Andreis le curve un po' più strette come la... come la Suzuki nel moto mondiale, e Timis che prova a fare un incrocio, un intreccio per cercare quello spunto in più o per portare all'errore De Andreis. Eh sì, beh, ora sicuramente ci sono tanti aspetti da considerare. Io ho trattenuto il fiato. Occhio, Timis si butta, Timis all'interno, è uscito malissimo De Andreis, che però adesso ha la curva a favore all'interno. Che staccata che ha tirato, cerca l'incrocio. Timis doveva tenere giù il gas e qua affiaccarsi alla sua destra per andare a prendere. Era facile perché lo so. Una di richiamo a destra dove bisogna di nuovo rallentare, per cui non paga tanto l'incrocio in quel punto del circuito. Frattini ha ripreso un pochino di margine ma ha toccato le barriere, per cui De Andreis gli recupera subito i 20 metri persi, si ritrova di nuovo alle sue spalle ma non ha quello spunto sufficiente per poterlo attaccare, anche perché non c'è un rettilineo. Adesso sì, forse De Andreis può vedere all'interno su una parte più tracciato all'inizio del pavé. Ha provato Timis a uscire più veloce ma ha toccato il muretto. Sta girando molto alto comunque, 52.2, 52.3. Di nuovo De Andreis fa vedere all'interno in curva 1. Frattini tiene l'esterno ma ora ha il vantaggio di traiettoria essendo lui all'interno in curva 2. Si sfiora. Occhio Timis, dentro Timis, dentro, è dentro Timis. È dentro, adesso avrà un'altra curva a favore a destra. Ce la farà, vediamo chi ha più pelo sullo stomaco a tenere giù il gas. Bravissimo Timis, bel sorpasso. De Andreis ora esce forte, però questa è una parte veloce del tracciato, è uscito forte De Andreis, potrebbe superarlo di potenza. E sarà curva a favore. Sì. Beh, bravi, e ne gode Frattini, che intanto saluta e si prende questo secondo e mezzo di vantaggio. E dietro stanno arrivando Ghironi e Franca, attenzione ragazzi. Attenzione, perché Ghironi e Franca non sono due qualunque, quando arrivano sul bersaglio ci provano fino all'ultimo. Grazie Matteo per il timpano. Frattini ha preso qualche scusa metro di però su TeamSpeak. No, capisco, non ti preoccupare. Ma intanto ci siamo dimenticati come al solito aggiungerei di Penco, vabbè. Che ha scavato un solco, tanto per la cronaca, per dovere di cronaca sportiva, diciamo che Penco guida la classifica davanti a Fabiani che è distaccato di circa 7 secondi e alle sue spalle c'è Calupo a 3 secondi e mezzo di distanza dalla seconda posizione di Fabiani, quarta posizione per Nicola Rota, quinta per Frattini, che stiamo guardando da inizio gara in lotta con De Andreis e Timis, e a questo terzetto si sono aggiunti Ghironi e Franca, che senz'altro daranno del filo da torcere a questo divertentissimo terzetto. Franca appena nominato va a toccare le barriere, a danneggiare leggermente l'auto, mentre Ghironi già si fa vedere forte e insistente alle spalle di Timis. Ora l'iniziale terzetto si è un pochino sgranato, De Andreis sembra tenere mentre Timis al momento sembra più preoccupato di difendersi dal suo compagno di team Alessio Ghironi, che gli è già attaccato, e Franca come un cobra aspetta di approfittare della situazione della lotta intestina. Una macchina in mezzo alla pista, quella di Faraci. Faraci fermo in mezzo alla pista, speriamo non facciano danni nelle ripartenze. Un punto molto molto brutto perché è quasi cieco per i piloti che arrivano, ma in teoria bandiere gialle dovrebbero consentire ai piloti di prestare la dovuta attenzione. Comunque tu non hai la tower a disposizione come quella che ho io, immagino. Non sono così ficco, mi spiace. È un albero di Natale la sezione dei danni. Non ce n'è uno senza un danno, compreso Penco. Beh, ci sta. Ci sta. Le auto, il tracciato portano al facile contatto. Ora, per fortuna, un po' di carrozzeria non va troppo ad inficiare la prestazione. De Andreis, però, intanto ti segnalo di nuovo attaccato a Frattini. Ci riproverà senz'altro, perché Timis per difendersi da Ghironi si è staccato pesantemente, forse anche l'auto danneggiata da qualche contatto, non so, anzi senza forse, visto che mi hai appena detto che sono tutti danneggiati, però non so quale sia l'entità dei danni. Anche Ghironi sfiora il muro e danneggia la fiancata sinistra. Beh, non sono messi malaccio in realtà. Timis ha danni un po' ovunque ma neanche troppo.
dire la verità. Allora probabilmente, adesso De Andreis è uscito benissimo nella parte finale del tracciato e si mette all'interno, ora alla traiettoria esterna Frattini si copre all'interno, c'è stato un piccolo contatto tra loro, si sono rimbalzati contro il muro, ma De Andreis è cattivo, si fa vedere in curva 1, in curva 2 più forte all'esterno, qui non si può passare, e ora cercherà di rimanere stretto e vicino e uscire veloce per affrontare la parte un pochino più veloce del tracciato, ma non abbastanza bravo Frattini a mantenere giù il piede, ora in terza circa 100 km orari nella piega destra, e qui è più veloce De Andreis, anche prima aveva fatto vedere di essere più veloce, di poter prendere la posizione sul pseudo dritto all'interno De Andreis, bravi entrambi a evitare il contatto, deve alzare il piede, Frattini chiude, rientrano di nuovo nel pavé, De Andreis entra più veloce di Frattini che si è dovuto difendere, si avvicinano al traguardo, curva 1, Frattini al centro del tracciato ma andrà a difendere all'interno, no, all'esterno del staccatona di entrambi che poi escono pianissimo dalla curva e Timis torna di gran carriera. Beh, Timis ha fatto due gran giri, 59 prima e 51 e 2. Eccolo Timis su De Andreis, lo porta all'errore, prova a approfittare anche Ghironi che come un fulmine alle spalle di De Andreis lo surclassa e si mette alle spalle di Timis. È stato preso in mezzo dal Team Sport Palace Giulio De Andreis, dopo aver lottato per giri e giri, anzi per circa 20 minuti di gara, ha dovuto desistere, ora al favore di traiettoria interna su Ghironi, a curva veloce ma sfiora il muro interno, rimbalza l'auto, deve alzare il piede. Molle si è ritirato. Ritiro per liberato Molle del Ribeto Racing Team, peccato, stava occupando una posizione a centrogruppo, non so cosa sia successo, ce lo dirà nel dopogara. Ancora De Andreis alle prese con un Sport Palace, bel gioco di squadra che stanno facendo, sì, ora se ne stanno andando Timis e Frattini, Ghironi fa da tappo su De Andreis, alle spalle di De Andreis sta arrivando Franca che sportellata che ha tirato al muro, non lo dico più perché è la seconda volta che dico che sta arrivando Franca e finisce contro le barriere, quindi ne parlerei solo tu Matteo di Franca, sappilo, io non lo nominerò più. Mi chiamano il mazzone di turno, quindi porto sfiga pure io, non ti preoccupare. No, anche tu, allora siamo fatti, possiamo. Ok, ottimo, non abbiamo via di scampo. Posso fare un saluto in chat? Prego. L'abbiamo sempre visto correre, invece stasera in chat il grande Roberto Pignataro. Ciao Roberto Pignataro, finalmente posso leggerti. Non so se tu sai chi sia. E Pignataro è il nuovo idolo. L'uomo più seguito dai fan su Series.net. Sì, assolutamente. Ha uno stuolo al seguito, uno stuolo di persone al seguito. Speriamo di conoscerlo presto e di dividerci la pista con lui. E intanto anche Penco ha toccato la parte sinistra dell'auto, ha dato un bacetto al muro, leggeri danni, sì, anche per lui, nulla di grave, ma il suo distacco su Fabiani continua ad aumentare, lui continua a stare sul 51 basso, mamma mia, Fabiani gira tra il 51 e mezzo, 51 alto, e siamo a 10 secondi di distacco in questo momento, 51 e 3 adesso per Fabiani, un pochino meglio, però a suon di decimi Penco tiene ferma la sua leadership. Intanto in ottica campionato Cecalupo può guidare con una mano, direi. Beh sì, è molto tranquillo, però occhio che qui i doppiaggi a breve ce ne saranno. Sì, ma credo che a breve si troverà a doppiare anche Dos Santos, perché il passo del suo unico rivale per la classifica piloti è decisamente alto rispetto a quello di Cecalupo. Sì. Dos Santos è relegato in ultimissima posizione, non sembra averne nemmeno per attaccare la Nervo Sputnik di Melani. Peccato per Maurizio. È passato Frattini. Mi sa che c'è stato un problema dietro, perché De Andreis. Frattini ne ha perse parecchie, ora è dietro Ghironi. Penso un errore di Frattini. E ha l'auto molto danneggiata. Urca. Non la ricordo così tanto danneggiata. L'auto tanto danneggiata. Ma insieme a Ghironi mi sono fatto lo stesso errore, perché anche Ghironi il front è completamente demolito, stessa cosa per Frattini, ma sul rear anche, quindi mi sa che è stato centrato dietro e di conseguenza poi un bel tamponamento contro il muro. Speriamo non sia uno scalino
di degrado delle gomme. Alcune gomme purtroppo soffrono un po', diciamo, della fisica del degrado di assetto corsa, che tende a dare proprio uno scalino di prestazione da una curva all'altra. Ora ovviamente non so se sia stato questo il caso, però forse può essere, visto considerata la natura dell'errore, dei due che fino al momento hanno fatto una gara praticamente identica. Beh, comunque tenere la concentrazione qua per tutti questi giri. Ricordiamo, siamo già alla tornata numero 28 e ci sta a perdere un pelino di concentrazione, eh. Ah sì, assolutamente ci sta. Intanto Daniele Reitano, che è un doppiato, uno dei primi doppiati. Occhio Franca su Frattini. Tutto all'interno. Si è alzata su due ruote Luca Franca. Ma si va a prendere con cattiveria la posizione sui Frattini. Quasi gli rampava addosso. Adesso passa il doppiato e si mette alla caccia di Ghironi. Sì, proprio cattivo, centrato con l'anteriore destra sul cordolo, che l'ha fatto salire su due ruote, ma a Frattini non Non ci sta. molla. No, non molla per niente, si è attaccato alla menato Bofa Racing Team e ora si fa vedere all'interno, ma Franca chiude, l'ho nominato, attenzione. Ah. Nel frattempo mi sta Uscito salendo un bene. febbrone da cavallo. Matteo, È la vita, sono arrivato a 30 se la anni e vita. posso anche morire, no? Ti lascio la mia Predator. Va bene, allora puoi. Vaffanculo. Va bene, dopo queste stupidaggini torniamo un attimo alla telecronaca Selle perché Melani, è passato Melani. Drive-in è veramente a gambero stasera. sì, non che Melani sia un cattivo pilota, anzi, però in effetti Sele dos Santos ce l'immaginavamo più avanti. Immagino anche il sentimento in questo momento del loro team manager Paolo Davide Lumia, che probabilmente non sarà molto contento di questa prestazione. Anche lui avrebbe sicuramente ambito di meglio. Ma De Andreis ancora si fa vedere su Timis. De Andreis fa molta meno strada, ma non riesce non riesce quasi mai ad avere lo spunto decisivo per poter affiancare l'auto. Il duello con Frattini, che abbiamo seguito nelle fasi iniziali di gara, l'ha dimostrato. È veramente complesso chiudere il sorpasso pulito. Ora però De Andreis fa di tutto, sia per farsi vedere, per cercare di indurre l'avversario all'errore, sia per cercare di avere un'uscita dalle curve quanto più pulita possibile e avere più velocità di un Timis che comunque è costretto a difendersi e a chiudere un pochino le traiettorie. Vediamo, intanto dietro di loro Ghironi a 2 secondi e mezzo di distacco. Franca sta ricucendo il suo distacco su Ghironi e si sta portando dietro anche Frattini, che però fa fatica a stare dietro a Franca, sta perdendo qualche centesimo in ogni percorrenza di curva. Dietro Noviello sale su Nicola, prende la posizione su Nicola Magoni, ma Magoni non ci sta, Chiude tutto. incrocia la traiettoria, chiude l'interno e Noviello è costretto a dargli un bacetto, ma lasciarlo andare. Dietro Calore su Della Bidia, Della Bidia in errore, Della Bidia intraversato contromano. Stanno arrivando Ceccalupo e compagnia cantante, per cui deve stare molto attento Della Bidia, sia a non sfasciare troppo l'auto, sia a non sfasciare quella degli altri, fasi delicate. Ah, brutta situazione. Mamma mia, stai fermo, stai fermo, non Dai, fermo Della muoverti. Bidia, qualcuno gli dica di stare fermo, per l'amor del cielo. Ah, ce l'abbiamo Ok. fatta. Ok, sì, è stata dura, ma ce l'abbiamo fatta. Mamma mia. Della Bidia recupera, riuscendo a danneggiare solo la sua auto. Però enormi danni e molte posizioni perse per Della Bidia, che ora lascia scorrere anche gli altri sim driver in arrivo, che credo lo stessero doppiando tecnicamente. Però possiamo tornare davanti con De Andreis. De Andreis prova all'esterno su Dimis, ma non ci riesce ancora. Stesso copione di prima. Le sta provando tutte De Andreis, ma freddo Yonuk Timis, spero di aver azzeccato la pronuncia, nel mantenere la gestione dell'auto e le traiettorie corrette di pista. De Andreis non riesce a trovare il giusto spazio. Ora riguadagna di nuovo in accelerazione, affronta curva 6, credo sia curva 6,
molto velocemente e guadagna su Timis sia in ingresso che in uscita. Ora arrivano al pavé, si avvicinano alla conclusione del giro e al passaggio sul traguardo, ma De Andrés è sempre in questo momento troppo lontano per provare l'attacco. In ogni caso si fa vedere, imposta una traiettoria aggressiva, entra bene in curva 1, molto pulito, esce veloce, ora proverà all'interno, ma difficile qua se Timis non lascia spazio, non lo lascia. De Andrés lo spinge un po', ma le posizioni rimangono invariate. Bella, bella gara che stiamo vedendo, comunque molto 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 regolare, soprattutto i piloti si stanno comportando molto bene in fase di attacco. Timis, De Andrés, Gironi, Frattini ci hanno fatto vedere veramente delle belle battaglie ai limiti del regolamento, ci hanno fatto divertire. Vediamo sì, De Andrés. Esattamente, ma direi che anche nelle retrovie chi è stato coinvolto, intanto calori, pit lane, chi è stato coinvolto in incidenti o in testa a coda, come abbiamo visto, della Bidia, correre grandi rischi, ma alla fine riuscire a non creare danno a nessuno, c'è molta attenzione. Poi per carità, sbagliare capita a tutti, però i sim driver stanno ponendo molta attenzione nella loro gara e questo fa piacere sia per sia loro che ai loro diretti avversari, che agli spettatori e soprattutto forse anche alla direzione gara, che avrà un pochino meno lavoro da fare del solito. Molto, molto bravi, sì, complimenti a tutti. Comunque noi abbiamo dato per spacciato il team drive-in con Dos Santos SL, ma sono anche tra i pochi che hanno fatto la sosta. Bravo. Insieme a loro Calori e Reitano, tutti gli altri la devono ancora fare. Ora sia Dos Santos che SL si trovano ben distanziati da Melani, quindi se hanno un passo superiore a Pedrini, Sabbiatini, Melani, insomma i piloti che sono davanti a loro in questo momento, potranno guadagnare molto godendo del... Dos Santos si trova attaccato a Melani, ho sbagliato nella lettura della Tower, sì. Chiedo scusa. Melani che è distanziato da Sabbatini. Considera comunque 20 secondi per i pit stop, dovrebbe rimontare fino alla 11ª posizione Dos Santos. E anche SL più o meno, SL un po' più indietro. Questo sarebbe bene per loro, senz'altro. Occhio, scusami De Andrés, errore di Timis, passa Giulio De Andrés, va a prendersi finalmente, dopo 30 minuti di gara, la quinta posizione. Se l'è sudata e se l'ha anche meritata, devo dire. Sì, se l'è sudata tantissimo. Meritata sì, di chiunque di questo gruppetto riesca a guadagnare la posizione se l'è meritato, perché sono bravi, abbiamo detto finora, se ne stanno dando di santa ragione, ma con rispetto, attenzione. De Andrés tra questi, ma Timis non mi sembra che sia molto intenzionato a darla su a De Andrés, anzi aggressivo e di traverso in curva 1, tutto sul cordolo in uscita, affronta curva 2 molto vicino, quasi meglio di De Andrés, che è arrivato un po' largo, infatti riguadagna qualcosina. Ora in accelerazione vediamo ovviamente l'effetto elastico De Andrés di guadagnare qualcosa, chissà che tra poche tornate, tra poche curve non avremo già Timis. Pochino mi smentisce sul breve termine, sale su un marciapiede, sale su un cordolo piuttosto alto e perde un pochino l'auto che va a scontrare le barriere con la fiancata sinistra, le barriere esterne che delimitano il tracciato. Tracciato che sì, in effetti è piuttosto largo in tutta la sua lunghezza, però non ha alcun tipo di via di fuga, per cui un piccolo errore va subito a portare l'auto contro il muro. De Andrés sfiora con lo specchietto sinistro all'interno di curva 1, e in questo momento sembra avere un ritmo, strada libera, sembra poter trovare fin da subito un ritmo più veloce. Un secondo e mezzo il suo distacco guadagnato su Timis, che a sua volta ha un secondo e mezzo su Gironi. Alle loro spalle, a 2 secondi di distacco da Gironi, abbiamo Luca Franca, seguito a brevissima distanza da Francesco Frattini, Fabrizio Frattini, in nona posizione, che continua a mantenere un brevissimo distacco. Tanto dietro, chiedo scusa, Pedrini, è successo qualcosa, si sono toccati, Pedrini testa coda, auto distrutta, lo passano tutti, tra cui Fabiani che lo doppia. Mamma mia, attenzione, Del Vecchio lo supera, ma arriva infatti Cecalupo che perde molto tempo per doppiare Pedrini e Del Vecchio, che erano quasi in lotta tra di loro. Intanto dice bene Dos Santos, zitto è risalito un altro pochettino, o forse SL che ha perso la posizione su Pedrini?
No, in realtà Selle ha problemi al braccetto, se l'è rotto in macchina e quindi non riesce a girare come deve Ah. girare. Sto leggendo un po' la chat, a parte che gli utenti si stanno divertendo a trovare tutti i vari nomignoli ai piloti. Selle mi sa che adesso lascia passare un po' tutti, un po' di Esiste il doppiati. dominio di Sor Giacomo? No, il dominio di Sor Giacomo non esiste, mi stanno adorando come un dio, quindi va Abbiamo problemi di megalomania nelle telecronaca. bene. No, ma sto morendo, io non ce la faccio più, ragazzi. Devi resistere solo 11 minuti, Giù poi le potrai tele. morire e lasciarmi la tua bellissima Predator. Va bene, ok, è giudicato, dai. Però poi te la devi gestire, eh. Vediamo un Va po', bene, di mi pare. lotte. Un po' di lotte in giro. Si sono un po' sgranati tutti. Sai chi mi ha deluso un po'? Franca stasera. Franca che ci ha sempre regalato grandi gare, grandi lotte. Stasera è un po' in sordina. Beh, un Forse. paio di sorpassi cattivi ce li ha fatti Ah, vedere, quello su due però. ruote, sì. Quello è il sorpasso del Esatto. giorno, Però anche preso tante volte contro le barriere, insomma, può darsi che non sia proprio facilissimo da gestire in questo momento la sua auto, ma è vero, sono d'accordo, ci aveva abituato a rimonte, a gare veramente aggressive, stasera un pochino sottotono. Mentre mancano quasi 10 minuti al termine della gara, la prima mezz'ora è volata, ci siamo persi con De Andrea, Stimi, Schironi, Benco, ah c'è anche Benco in gara. eh? 18 C'è anche secondi Benco. ha dato a Fabiani, eh? Quasi metà giro. Attenzione, Che attenzione, errore di Franca. Frattini è uscito molto più forte, ma Franca lo porta un po' verso l'esterno. Vediamo se incrocia Fabrizio. Frattini qua non ha lo spazio. Una leggera tamponata. Ah. Franca la controlla, ce la fa. Riesce a tenerle. Frattini non passa. Tanto Magoni pit stop. Adesso inizia il valzer, eh? Eh sì, perché è necessario il rabocco di benzina, come ormai ci hanno abituato anche Fabiani. Attenzione, Fabiani, uno dei primi a fermarsi del gruppo di testa. Anzi, il primo a fermarsi del gruppo di testa. Spero per lui che non rientri nel gruppo, perché se ne sta andando di santa ragione. Cerca il doppio Potrebbe essere secondo. decisivo, in effetti. Anche Ghironi ai box. Franca ai box. E finisce proprio dietro Calori e Selle, che però Aia. hanno bandiera blu. Perlomeno l'assetto corsa mi dice che hanno bandiera blu. Non so se è un errore del No, è simulatore. giusto, è giusto, è giusto. Fabiani è quarto. Calori 17esimo, Selle 18esimo, quindi. Ok, perfetto. Quindi speriamo che ora vedano le bandiere blu e lasciano passare Fabiani, perché altrimenti la sua uscita dai box sarà letale. Intanto anche Fokker a muro. È attaccato da Lupoli. Bella anche questa lotta. Laggiù Penco Occhio, li ha occhio, appena doppiati. Lupoli all'interno, leggera sporta. No! Attenzione, perde il controllo. Lupoli che va a ritamponare nuovamente Fokker. E passa Beh, insomma, Franca. Non lo deve biello. ringraziarlo Fokker, che probabilmente se Fokker non avesse spinto, Lupoli avrebbe continuato a fare un effetto pendolo tra una barriera e l'altra. Effetto flipper. Sì, esatto, pendolo flipper. Marotta, pitlane, Penco, pitlane, Timis, Frattini, tutti in pitlane in questo momento. Occhio Franca che sta arrivando come un razzo. Franca si è tenuto la posizione su Frattini. Sì, Frattini ha preso tantissimo. Si è preso 3 secondi ai pit stop da Franca. Andiamo a vedere un po' Forse ha la. Ha riparato qualche danno, non so. fatto una sosta di ben 3 secondi più lunga, quindi probabilmente qualche danno oppure ha sbagliato la piazzola ai box. Niente di più facile. De Andreis anche è il pit in questo momento. E Cecalupo si riprende così la terza posizione. È proprio uno splash and go. Rifornisce di quei 10 litri giusto il necessario per fare gli ultimi 8 minuti di gara. Attenzione, Rota! Attenzione, Rota che ha ripreso De Andreis. È lì, è lì. Sì, Rota deve ancora fermarsi, se non sbaglio. No. No, si è già Rota fermato. si è già fermato, ha perso la posizione su De Andreis. Ah, è vero, perdonami, Rota era davanti, giusto? Ha perso la posizione su De Andreis e le Rivetto si ripiazzano di nuovo. Ecco, l'unico che ha rovinato per ora la festa Rivetto sembra essere Andrea Fabiani, che
Si è qualificato secondo, anzi si era già prequalificato secondo dietro Benco, si è qualificato questa sera secondo, è partito secondo, ha tenuto la sua posizione senza perderla mai e al momento ha 20 secondi di distacco da Benco, la cui posizione ormai non è l'unico avversario di Benco in questo momento è lui stesso. Fabiani ha però solo meno di 4 secondi di vantaggio su Ciccalupo, per cui deve stare attento a non commettere errori dei quali senz'altro Ciccalupo sarebbe pronto ad approfittare. Comunque, Dietro comunque, Curi si scusami, ti ferma fermo un completamente. attimo, però in casa Sport Palace devono giocarla se lei un attimo meglio queste soste, perché Rota ha 4 secondi in più di De Andrei sei box. 4 secondi sulle 500 sono tantissimi. Sì, sono tanti. Non so, francamente non riesco a spiegarmelo se non con degli errori di piazzamento, come dicevi tu, sulla piazzola dei box, o forse con un eccesso di zelo nel rispettare la velocità di entrata? No, vero, non credo. Ci sia addirittura questa speciale attenzione dalla parte di Sport Palace. Ricordiamo che in questa fase della stagione non c'è più il drive-through, non c'è più penalità in caso di entrata ai box ad una velocità superiore, per cui tutti i sim driver si affidano, sostanzialmente entrano a cannone, si affidano al limitatore imposto dal simulatore che abbassa drasticamente la velocità e frena l'auto quando si supera la linea di ingresso ai box di limitazione della velocità. Rota ha perso la posizione su De Andreis e non sembra averne per stargli attaccato. Sembra avere una vettura molto più rigida e pesante da gestire rispetto a De Andreis, che invece danza tra le curve e riesce a guadagnare decimi importanti. Beh, la sosta dice solo 2 litri in più, quindi andiamo a vedere un po' in quanto vanno a chiudere questo giro qua. De Andreis, un leggero bloccaggio della sua anteriore destra, sta volando. Va a chiudere il suo giro in 51,3, buono, 51,5 Rota, che comunque non è per niente male. No, non è male, però in alcune curve l'ho visto un pochino in difficoltà con soffrire un po' troppo di sottosterzo, forse anche solo un eccesso di foga nel tentativo di inseguire De Andreis. Sì, devono stare attenti, dicevi bene, devono stare più attenti alla fase box, perfezionarla, perché erano tutti in lotta per posizioni più importanti e ora i ragazzi degli Sport Palace si ritrovano tutti ravvicinati, quinta, sesta, settima, non è undicesima posizione, ma ormai credo inevitabilmente distanziati dal podio e dalle posizioni più importanti. Peccato perché soprattutto Rota era lì e poteva giocarsela un pochino meglio. Continua Rota a carezzare le barriere esterne di sinistra e a danneggiare la carrozzeria della sua auto. Intanto alle sue spalle Ghironi gira in 51,7, Timissi 51,5, Franca Franca 51,9. 51,9. Sì, diciamo che ormai le posizioni più o meno si sono stabilite, forse Timis con Ghironi arriveranno poi a fare i corti. Quello che fa spavento è Penco, 21 secondi e mezzo di vantaggio dopo 40 minuti di gara su Fabiani, vuol dire rifilare almeno mezzo secondo giro. Eh già, anche qualcosa di più forse in determinati passaggi. Impressionante. È impressionante Penco. Penco, sì, continua a sorprendermi anche se sbaglio, perché in realtà già Del Zoppo inizio stagione mi disse: guarda, tranquillo che Penco è veramente forte e in effetti l'ha dimostrato in tutti i campionati che ha corso, si è sempre dato da fare raggiungendo ottimi risultati, quando non ha vinto è stato lì, ecco, oppure non ha vinto per sventura. E questa sera sta dominando la gara, è la seconda gara consecutiva che domina perché anche a Vallelunga ha dominato la gara, Ciccalupo si era dovuto accontentare della seconda posizione dopo aver vinto le prime due tappe del campionato e questa sera Penco si sta ripetendo, alle sue spalle chi si deve accontentare per il momento è Fabiani che ci ha provato all'inizio, sta lì attaccato ma non ne aveva perché se pensiamo che Penco forse dopo 5 giri aveva già 4 secondi di vantaggio, all'inizio ha proprio fatto un Sì, solco però. ha fatto dei giri da qualifica in partenza, è arrivato a fare un 57, un Subito nei 58, primi è giri, infatti. Poi incredibile, con serbatoio pieno. forse ha detto: vabbè, stiamo un pochino più tranquilli, tanto dietro nessuno mi attacca, nessuno si fa vedere. Sarebbe stato in effetti abbastanza stupido nella sua posizione andare a correre rischi eccessivi. Ma ha senz'altro tirato, perché 20 secondi a Fabiani non si danno così, passeggiando, ecco, bisogna comunque darsi da fare.
è stato bravo a gestire il limite, nessun errore, forse una sola sbavatura su una barriera, ma cose di poco conto finora. Ora speriamo che questa non sia la tipica buffata. Ghironi danneggia un pochino la sua auto, sembra niente di grave, ancora ampiamente in corsa, ma non riesce a chiudere il suo distacco su rotta. Al contrario, alle sue spalle Timis si fa vedere, guadagna qualche decimo. Chissà che questa lotta fratricida non possa combinare qualche guaio in casa di Sport Palace. Speriamo che il loro team manager in questo momento, o la loro scuderia, dia qualche indicazione sul comportarsi. Diciamo che i giochi sono fatti, non ci sono posizioni di rilievo da aggiudicarsi, il team ne esce comunque abbastanza bene, anche se, perdonami, chi hanno messo in chi prende punti per gli Sport Palace? È quello che stavo dicendo prima, secondo me attualmente non hanno definito una coppia base e quindi si vanno a prendere i risultati peggiori, quindi Magoni e Frattini. Caspita, non hanno, quindi a questo ti riferivi? Non hanno definito la coppia base, non Esatto. si sono dimenticati magari di indicare un sostituto o cosa del No, no, genere, no, no, ma non hanno. fin quando tu porti due piloti in gara, allora la Non c'è coppia base, problema. esatto, perché la coppia base è quella. Appena porti un Certo. terzo, devi per forza di cose definire la coppia base tramite sito, se no i risultati che si vanno a prendere per la classifica team Sì, certo, sono i due sono i peggiori. due peggiori. Ah, ecco, no, perdonami, non avevo afferrato che fosse questo l'handicap in cui stavano incorrendo gli Sport Palace. Beh, avranno i loro buoni motivi, speriamo, ecco, nell'approcciarsi in questo modo al campionato. Comunque un campionato che non li ha visti protagonisti nella prima gara, si sono iscritti dalla seconda in avanti, non hanno assolutamente sfigurato, anzi, però in effetti questo poteva una gestione migliore, come tu hai ben detto all'inizio di questa telecronaca, una gestione migliore di questo aspetto avrebbe senz'altro portato più punti al loro team. E siamo nell'ultimo minuto di gara. Sì, quindi ancora questo giro e poi un altro. Cesare Penko praticamente mai inquadrato, direi di regalargli questi ultimi secondi di gloria. È arrivato nel secondo round ad Donington Park dove ha avuto problemi con il pit stop e poi terzo e quarto round ha dominato dall'inizio alla fine vincendo. Aspetta, quarto ancora no, però ormai ci siamo, questo è l'ultimo giro. Sì, ricordiamoci che quando finisce il tempo si chiude il leader, taglia il traguardo e la gara si conclude, non c'è un extra lap come in molti format a tempo, diciamo. Quindi il tempo scade ora, Penko sta chiudendo l'ultimo giro di gara. Una leggera sportellata qua sulla sinistra, Cesare Penko adesso si va a prendere tutte le telecamere, pole position, giro veloce, primo dall'inizio alla fine, se non è un Grand Chelem questo, un altro, oramai ci ha abituato Cesare Penko ai Grand Chelem, c'è una macchina ferma, quella di Raytan, lì in mezzo alla pista, non so che cosa dire, un campione Cesare Penko del Rivetto Racing Team by Trashen va a vincere l'ultimo round del campionato 500 Abarth by esportsseries.net. Distanziato di ben 27 secondi, ancora deve arrivare, era a metà tracciato. Andrea Fabiani del Fast and Aged sta arrivando proprio ora. Non ce la faccio più Sì, con la gola. prudente nelle ultime curve, da qualche inchiodata per cercare di mantenere l'auto comunque in pista ed evitare sottosterzi e Eccolo. lungaggini, e chiude in seconda posizione, alle sue spalle Cecalupo, De Andreis. chiude e De Andreis, si fanno rovinare un po' la festa da Fabiani, intanto chiude anche Rota in quinta posizione, alle sue spalle arrivano Ghironi e Timis, Timis non riesce nell'impresa di superare Ghironi, chiude in settima posizione, Franca un pochino sottotono questa sera, l'abbiamo detto, in ottava posizione, nono, ultimo dei non doppiati, Fabrizio Frattini, alle loro spalle, in decima posizione, doppiato, quindi già posizione acquisita per Alessandro Fokker, che precede Nicola Magoni, Nicolas, pardon, Nicolas Magoni in undicesima posizione, dodicesima piazza per Noviello, tredicesima per un Mauricio Dos Santos molto spento questa sera, quattordicesima posizione per Lupoli, quindicesima per Calori, sedicesima per Roberto Selle, diciassettesima per Melani, Nervo Sputnik Team,
team, diciottesima per Sabatini, diciannovesima per Pedrini, ventesima per Alessandro De... pardon, Alessandro Andrea, non ricordo, chiedo scusa, per Alessandro Della Bidia, 21esima posizione per Del Vecchio, 22esima per Daniele Reitano, ritirati 23esimo De Aio, 24esimo Villani, 25esimo Faraci e primo dei ritirati e ultimo classificato Lorenzo Molle. Liberato Molle, chiedo scusa. Beh, Matteo, che dire? Si è chiuso questo campionato stravinto dal Arrivetto. Ripeto Racing Team. E possiamo dirlo a questo punto, vinto da Claudio Cicalupo per la classifica individuale. Dai, direi di sì. Dos Santos purtroppo Assolutamente. non ha avuto modo di competere stasera. E Cecalupo si va a prendere meritatamente la prima posizione. Li sto inquadrando adesso qua sulla rotonda mentre si dà i baci insieme a che è la vettura. L'altra vettura si è appena disconnessa, quella di Fabiani. Complimenti a Claudio Cecalupo che avremo modo di intervistarlo a breve, sempre qui su Esports Series. Edo, se sei d'accordo, manderei un attimo la pubblicità, così io mi riprendo un attimo, vado a bere un goccio d'acqua, che veramente Assolutamente sì. non ce la faccio proprio più. Mi sento un rottame, veramente un rottame, e poi torniamo per le consuete interviste. Quindi a tra pochissimo. A tra poco.
Iniziamo. Mi sembra, perlomeno a 2-3 giri dalla fine era 13esimo, poi se ha preso un muro non lo so. Sì, eccoci. Intanto Edoardo che mi parlava un pochettino sopra. Ciao ragazzi, scusate il mio stato, non ce la faccio più stasera. Ben ritrovati per le interviste, ultimo round del campionato 500 Abarth. E con noi abbiamo i tre protagonisti della serata, nonché il vincitore Cesare Penco. Ciao Cesare. Ciao, buonasera a tutti. Ciao, Seconda posizione, ottimo Andrea Fabiani. Ciao Andrea. buonasera. Chiude il podio Claudio Ciecalupo, ma che è anche il vincitore del campionato. Ciao Claudio. Ciao a tutti, buonasera. Matteo, Come sempre con me abbiamo... scusa. Sono Sì? Emanuele. Sì, lo Se so. vuoi ti ho postato il link, c'è la classifica, diciamo, generale, finale. Priva di penalità, però già può darvi un indizio di chi è arrivato primo, secondo e terzo. Va bene, se vuoi rimani qua anche per fare le consuete interviste perché non riesco più a parlare, mi viene da tossire ogni 2x3, quindi ti chiederei magari di... Bene, ma c'hai un grandissimo Edoardo Forcieri che... Va bene, no problem, comunque partiamo. Edo, lascio parlare te come prima voce appunto per questo mio problema. Io arrivo in tuo soccorso A e te. ragazzi, complimenti a tutti, Claudio, Andrea, Cesare, davvero strepitosi. Grazie, grazie. Ora, come consuetudine, direi di partire con l'intervista del terzo classificato, Claudio Cicalupo. Questa sera, terzo classificato nella gara finale di questo campionato 500 Abarth, ma al momento, al netto ovviamente delle eventuali penalità che potrebbero essere date dalla direzione gara, assolutamente campione assoluto della classifica piloti. Complimenti. Grazie, confermo, confermo. Allora vediamo, intanto possiamo anche condividerla con i ragazzi che ci seguono da casa. La classifica ti vede leader con 187 punti. L'unico tuo avversario questa sera poteva essere Maurizio Dos Santos, che ha chiuso decisamente nelle retrovie e per il momento in classifica chiude con il secondo posto assoluto, mentre al terzo posto si piazza l'alfiere Fastenaged, per un soffio direi no, pardon, si piazza Andrea Fabiani con 118 punti, per cui i calcoli che avevamo fatto in modo approssimativo nell'intervallo mentre scorrevano i titoli pubblicitari erano leggermente sbagliati, ma le posizioni erano corrette. Fabiani, terzo in campionato. Claudio, che gara è stata la tua? Come ti sei trovato a dover gestire l'eventuale, insomma, anche in vista della gara, nelle fasi di preparazione? Temevi, un Dos Santos agguerrito o eri abbastanza tranquillo? No, temevo un epilogo triste perché comunque la pista era quello che era, non era l'ideale giocarsi qui la vittoria di un campionato. Peraltro mi sarebbe bastato anche un undicesimo posto, però appunto bisognava rimanere concentrati per tutti i 45 minuti. Infatti il mio obiettivo stasera non è stato tanto spingere perché appunto bastava un terzo posto così come un decimo, ma soprattutto è stato stare molto attenti a non fare errori. Poi questa gara non ho avuto tantissimo tempo per prepararla, quindi devo dire che è finita bene. Era molto importante la qualifica, sono riuscito a fare un quarto posto comunque importante che mi ha permesso di stare ancora una volta lontano dai guai. E poi ho superato Rota, la prima curva, ho provato a un certo punto a riprendere Fabiani, ma c'è stato un po' di traffico, ho sempre preferito non rischiare, insomma. Non mi sono giocato stasera il campionato, diciamo che si è deciso già forse a Donington al sorpasso su Franca o forse alla scorsa gara quando comunque sono arrivato di nuovo davanti a Dos Santos. Eh beh sì, analisi senz'altro condivisibile la tua. Il campionato era in gran parte già deciso prima dalle tue prestazioni nelle gare precedenti e forse un aiuto in questo senso può avertelo dato anche il tuo compagno di squadra, Cesare, che pilota, abbiamo visto anche stasera, estremamente performante, ma non in palla nell'avvio del campionato e ti ha in un certo senso lasciato quella strada che tu sei stato bravissimo a percorrere fino in fondo. Sì, no, vabbè, poi queste sono cose interne del team, però Cesare è molto molto veloce, per stare anche al suo livello stasera sarei dovuto essere perfetto, ecco, sicuramente se lui avesse giocato
Il campionato alla pari dall'inizio sarebbe stato molto più difficile vincere, veramente forse mi sarei dovuto allenare il doppio per riuscire a stare lì vicino e comunque a mettere in difficoltà, cosa che non mi è interessato fare stasera perché, come ho detto, mi interessava fare una gara intelligente, costante, che poi è stato l'epilogo di un campionato intelligente e costante, senza errori, senza protest, senza rischi. È come, bravissimo Claudio, un aspetto molto importante quello che hai evidenziato, perché non basta andare forti, ma bisogna anche gestire la velocità e la gara, la competizione nel suo insieme. E tu in questo, sì, hai fatto bene a sottolinearlo, perché sei stato davvero molto bravo. Attento, l'hai già detto tu, però lo ribadisco, attento, puntuale, preciso e sempre pronto a prendere tutti i punti a disposizione. Per cui una vittoria del campionato assolutamente meritata. Da me, ma anche credo da tutti i veri organizzatori del campionato, membri di sportsleader.net, credo che non possano che arrivare i più sentiti complimenti. Grazie, grazie. E ti chiederei di rimanere qui con noi, poi ci risentiamo un pochino alla fine. Passiamo ad Andrea Fabiani, al secondo classificato di questa gara e provvisoriamente terzo in campionato. Complimenti Andrea, benvenuto. Grazie. Intanto ci tengo a fare i complimenti comunque a Claudio per la vittoria del campionato e a Cesare per la splendida gara. Era imprendibile stasera. Grazie, Andrea. Grazie. Beh, complimenti anche per la sportività, sono sicuro che le tue parole siano sincere. Beh, com'è stata? Raccontaci un po' la tua gara. Abbiamo visto nelle prequalifiche sembravi l'unico a poter impensierire Penco, quantomeno quello che c'era arrivato più vicino. In qualifica hai ottenuto la seconda piazza alle sue spalle, a poco più di 2 decimi di distacco, però abbiamo visto che Cesare è partito subito a bomba, ha creato nei primi giri un solco. Qual era il tuo obiettivo? Cercare di fare una buona gara mantenendo la posizione o comunque di inseguirlo e provare a giocarti la vittoria? Ma sinceramente il mio obiettivo è stato quello appunto di tenere la posizione, in quanto diciamo è il mio primo buon risultato in qualifica, si può dire. E partendo avanti in una pista del genere, in cui è difficile superare, ho detto forse è meglio che sto calmo e sto attento ai muretti. Poi ho cercato all'inizio di prendere Cesare, ma non c'è stato verso. Sì, il tempo di Penco è stato in effetti, i tempi sono stati martellanti fin da subito, ora poi lo sentiremo. E quindi ci dicevi, hai guadagnato un po' di confidenza in qualifica alla fine del campionato, sei riuscito a fare la tua migliore prestazione in qualifica proprio stasera, sei riuscito diciamo in fondo a trovare la chiave di interpretazione giusta dell'auto? Sì, credo di sì. Più che altro sono arrivato stasera molto tranquillo, ho detto tanto il campionato è alla fine, mi godo l'ultima gara, me la faccio tranquillamente, senza tensione. E penso sia stato questo in gran parte. Beh, senz'altro ha pagato non avere troppa pressione addosso, perché la tua gara è stata estremamente positiva e ti ha portato anche al terzo posto provvisorio, provvisorio, spero per te anche definitivo, Speriamo. nel campionato, nella classifica individuale piloti. Bene, grazie Andrea, rimani qui con noi, se ti fa Va piacere bene. avremo modo ancora di confrontarci. Passiamo la parola al leader indiscusso della gara, un altro Gran Chelem per lui, Cesare Penco. Complimenti Cesare. Grazie mille, buonasera a tutti. Allora Cesare, abbiamo già detto di tutto di te sia durante le qualifiche che in gara, anzi in gara ci siamo un po' dimenticati, non ti offendere, ma hai creato un solco così importante alle tue spalle che nessuno sembrava, come in effetti poi è stato, poterti impensierire. Raccontaci, com'è stato il tuo approccio alla qualifica e alla gara? È stato La stanchezza che parla ora. sì, allora, innanzitutto sicuramente sono contento della gara, della vittoria e tutto, però oggi alla giornata di Claudio voglio fargli i più sinceri complimenti perché per me che lo vivo praticamente quotidianamente all'interno del team. Ho visto i progressi che ha fatto, quanto è migliorato da quando praticamente è tornato dall'Erasmus
a lavorare insieme, tutti quanti insieme, lui e non solo lui hanno fatto passi avanti da gigante. E questo è solo il coronamento di un lavoro che sicuramente ha premiato. Oggi Claudio, magari domani premierà qualcun altro, ma è la vuol dire che è la strada giusta. Oggi è la giornata di Claudio e sicuramente voglio prima di tutto parlare di questo. Ma bene Cesare, guarda, la tua sportività è assolutamente encomiabile. Beh, parliamone insieme allora, adesso possiamo anche uscire un pochino da quelli che sono i soliti standard, diciamo, di intervista, il solito format di intervista. Abbiamo il piacere di avere due grandi sim driver, anzi tre grandi sim driver, un Fast and Aged, Andrea Fabiani, unico alfiere del team che si è inserito, questa sera sul podio, ma soprattutto abbiamo, non me ne voglia Andrea, Claudio Cicalupo e Cesare Penco, che sono i due alfieri del Ripeto Racing Team che si è già aggiudicato il campionato costruttori fin dalla terza tappa del campionato, quindi fin dalla penultima gara. Stasera il vostro campionato era, a livello di team era già scritto. Quello piloti, sembrava già essere scritto, quantomeno c'erano tutti gli elementi per far pensare che Claudio avrebbe portato a casa il bottino grosso. Quali sono stati nell'insieme di queste quattro gare, secondo voi, i momenti chiave dove avete capito che potevate dominare e dove magari siete usciti meglio da situazioni complicate che potevano portarvi a perdere molti punti? Vado io, vai te, vai. Claudio. Vai. Beh, allora, dall'inizio, dalla prima gara in prequalifica ci siamo resi conto che forse avevamo qualcosa in più degli altri, anche perché questo è un campionato che premia molto la squadra, il girare insieme, fare gli assetti, quindi anche in FC1 c'è lo stesso impegno, ma non si paga allo stesso modo. E quindi poi in qualifica a Magione ci siamo effettivamente resi conto che potevamo stare ben davanti. Non nascondo che più di una gara potevamo metterci in 3-4 nelle prime 5 posizioni, quindi c'è sempre stato questa coscienza e il fatto di sapere che eravamo veloci sin dall'inizio, ecco. E nell'approccio, ecco, sì, avevate diciamo, la consapevolezza di potervela giocare, per le posizioni alte fin da subito, ma ci sono stati momenti più difficili In che nel. momenti? Beh, i momenti sicuramente la gara, come ho detto, la chiave di volta è stato sia la prima curva Magione per riguardo per me personalmente, ma poi bene o male ho trascinato anche il team su questo campionato, fortunatamente. La prima curva Magione contro Dos Santos, che là abbiamo fatto una sportellata e l'ho spuntata io, e soprattutto il secondo giro snervantissimo con Franca Donington, che avevo Franca davanti e non riuscivo a passarlo da due giri, e dietro De Andreis, Benedetti, Penco, che se non passavo Franca rallentavo loro e facevo riavvicinare quelli dietro. E lì sono stati due momenti dove sono riuscito a tirar fuori la zampata e poi è andato tutto in discesa. Bravo, giusto, i dettagli, vedi, questi sono i dettagli che magari anche interessano di più agli amici a casa, i momenti topici, diciamo, del campionato dove bisogna metterci del proprio per fare la differenza e voi siete stati bravissimi nel farlo. Cesare, rispetto a Claudio, come ti senti, quali sono stati secondo te i momenti più critici, dove siete riusciti a fare la differenza o dove magari per qualche motivo a livello individuale, siete andati più in difficoltà? Allora, io della prima gara non posso dirti nulla perché non l'ho fatta, per cui Certo. mi affido a ciò che ha detto Claudio e da fuori comunque l'impressione è stata più o meno la stessa. Da quando ho iniziato a correre anch'io con questa macchina, cioè a Donington, più o meno i momenti chiave dal punto di vista del campionato di Claudio e del team sono sì, mi allineo a quelli che ha elencato lui, la battaglia a Donington, poi Vallelunga, credo l'avessimo preparata particolarmente bene, avevamo praticamente tutti la stessa base del set con qualcuno, qualche aggiustamento, ma eravamo in 5-6 in pista, avevamo 6 set. Leggermente differenti, eppure hanno funzionato più o meno tutti alla stessa maniera, per cui vuol dire che comunque il lavoro
che era stato fatto alla base era buono, era solo questione di adattarlo ognuno al proprio stile di guida. Qua era, come ho già detto a Claudio, anche in settimana era il posto peggiore per arrivare a giocarsi un campionato, per cui ho compreso anche talvolta la sua preoccupazione, però sapevo che con la sua intelligenza da gara non avrebbe fatto sciocchezze. E il problema è che in una pista come questa, il 50% delle volte succede qualcosa non per colpa tua, ne sei vittima, perché nelle simulazioni che avevamo fatto insieme bastava un contatto fra due che bloccava la carreggiata e non passava più nessuno dietro. Quindi. Sì, in effetti Cesare, perdonami se ti interrompo, ma ci sono state in gara, forse tu l'hai visto doppiando, ci sono state durante la gara un paio di fasi critiche con piloti che si sono toccati per qualche motivo, andati in testa a coda e poi in effetti nel punto sbagliato della pista hanno fatto quasi un tappo, comunque hanno creato una situazione di estremo pericolo. E temevamo anche noi dalla regia, dalla telecronaca, dalla postazione di telecronaca, che alcuni dei piloti di testa potessero rimanere coinvolti in vicende di questo tipo, ovviamente coinvolti in modo del tutto incolpevole. Per fortuna però queste situazioni sono state molto limitate e quando ci sono state, diciamo che anche un po' di fortuna e di attenzione dei piloti coinvolti ha fatto sì che tutto filasse liscio. Sì, poi parlando un attimo della gara, mi sarebbero girate le scatole se avessi avuto un problema del genere, avessi trovato un ingorgo visto che comunque non era prevista la safety per tutta la gara. Per cui, fortuna Certo. che è filato tutto liscio. Ho dovuto spingere i primi 5-6 giri veramente un po', perché comunque credevo fossero sufficienti 2-3 come a Vallelunga, invece Andrea stasera ha resistito un po' di più, però poi dopo mi sono messo sul 50-0-51 e credo di aver fatto 30 giri di fila in 50-0-51 è 51. andata. Sì, 51, scusa, 51-0-51-1 Eh sì, abbiamo era un visto. passo safe, diciamo, perché Ok. in gara si poteva, quantomeno io potevo andare in 55-56. Beh, l'abbiamo visto, hai fatto 57, credo, al quarto o quinto giro. Sì, si poteva Ecco. fare il 55 anche in gara. Un limite mio, che non so se è il limite per la qualifica o un vantaggio per la gara, è che con questa macchina non sentivo gran differenza tra qualifica e gara col pieno di carburante. Facevo più o meno gli stessi tempi. La qualifica avevo 54 col giro perfetto, 53, ma in gara lo stesso col giro perfetto facevo 54 anche in gara. Per cui era probabilmente un punto debole in qualifica. Fortuna che era sufficiente comunque il tempo, però sicuramente era un vantaggio in gara. Chiamiamolo punto debole, Sì, scusami però era un Cesare. vantaggio in gara girare con gli stessi tempi di qualifica. Beh, ragazzi, non posso che rinnovare i miei complimenti a tutti voi, al Rivetto team, comunque iper competitivo non solo con voi, ma anche con De Andreis e tutti gli altri. Adesso non saprei Qualcosa da dove. volevo. Scusa, aggiungere Assolutamente, prego però. Claudio. Voglio dedicare in particolare la vittoria del team a tutto il team ed una vittoria del team, ma la mia personale ha liberato perché ha fatto un campionato ottimo, costante, si è trovato spesso nella mischia e stasera purtroppo è stato vittima di una disconnessione, immagino il suo stato d'animo, Ah, mi spiace. ma sarebbe arrivato terzo senza nulla togliere Concordo, ad Andrea. mi aggrego a Claudio. Mi spiace, senz'altro una sfortuna. Noi in diretta eravamo distratti dalla lotta Frattini De Andreis, o meglio, dalla lotta De Andreis contro tutto gli Sport Palace team, perché si è trovato lì in mezzo per quasi tutta la gara. È stata una fase Una molto gran bella avvincente. lotta, sì. Sì, è stata una bellissima lotta da seguire e in effetti ci siamo ritrovati molle disconnesso, non abbiamo, cioè ritirato, non abbiamo capito quale fosse il motivo, se fosse stata una Disconnesso. disconnessione o. Beh, non, certo, ovviamente questa è, sono
sono colpi di sfortuna che, non so, come diceva Fricantoni, la fortuna è cieca, ma la sfiga ci vede benissimo. Sì, Ecco, vabbè. a volte è Si riparerà il purtroppo nostro così. campionato interno. Ecco, bene, sicuramente avrà, ma speriamo che abbia possibilità anche non so se parteciperà al Triple Crown alle ultime fasi della stagione, comunque nella stagione 2019-2020 speriamo Ah, di rivedervi sì, tutti qua a sicuramente. battagliare. Andrea, perdonami, abbiamo lasciato giustamente molto spazio a Rivetto, a Claudio e a Cesare, però ovviamente rinnoviamo i complimenti anche per te, unico alfiere del Fast and Aged. Sei stato comunque molto bravo, hai fatto un campionato di tutto rispetto e questa sera, complice anche la sfortuna che ha colpito Liberato Molle, tu sei stato bravo a farti trovare pronto con un ottimo secondo posto che ti ha fatto guadagnare il terzo posto in classifica assoluta, per cui grandissimi complimenti anche a te. Ora, se Matteo ha recuperato un pochino di voce e vuole chiedere qualcosa ai ragazzi, ovviamente è il benvenuto. Ma chiedere no, però voglio soltanto far presente che cosa hanno vinto partendo dal terzo classificato, visto che Bravissimo. ricordiamo la mole di premi messi in palio su Sport Series è veramente enorme. Terzo classificato, vai a vincere un paio di cuffie della Corsair, cuffie wireless HS70, quindi potrai dire addio ai cavi. Se ce le hai già, pazienza, te le tieni in discorta. Quindi, comunque, tanta roba quelle cuffie, te lo posso assicurare. Secondo classificato. Per Maurizio Dos Santos, che non abbiamo portato dentro. Non abbiamo portato Cavolo, dentro, ma caspita, che errore che abbiamo fatto. Possiamo caspiterina. recuperarlo, Maurizio? Se c'è ancora, sì, Magari volentieri. ci manda a quel paese. Mi sa che non Avrebbe c'è. anche ragione, forse. Mi sa che non c'è, è già andato. Ma comunque, se dovesse rifarsi un computer, può iniziare dalla Aorus Intel B360 Gaming 3. Per processori AMD Ryzen, quindi una scheda madre di tutto rispetto. Mentre per te, Claudio, vai a vincere una scheda di acquisizione video Avermedia GC311 Live Gamer Mini, che ti posso assicurare è una favola, perché ce l'ho pure io, ne ho tre di schede. E questa qua fa Ottimo. veramente un gran bel mestiere, soprattutto se vuoi iniziare a fare degli streaming online decenti, quindi. Yes, era rimesso a questo campionato quella decisione. Ah, davvero? Sì. Ah, bene, se hai bisogno di qualche Esatto. consiglio, chiedimi pure. Va bene, grazie mille. A posto, quindi ragazzi, complimenti. Scusatemi se non vi ho fatto le domande, ma ho passato tutta la serata a mutarmi, tossire, Sì, a togliere. tossire nelle mie cuffie, No, ti dai, poi ho ringrazio, smesso. Matteo. Ho imparato, ho messo in. Ho scoperto che ho il tasto off del microfono sulle cuffie, quindi usavo quello. Poi, visto che bravo. No, però non sono proprio al 100, colpa di questo meteo ballerino. E niente, quindi ragazzi, finisce il secondo campionato della terza parte dopo il DTM. Quindi bisognerà iniziare a vedere cosa fare. Non so, voi partecipereste a degli special event, una gara, una tantum, o vi prenderete una pausa fino all'anno prossimo? Perché no? Una gara, una tantum, non fa mai male per quanto mi riguarda. Mi piace, mi Anche per piace. me, Ah, penso, se ci sarà l'occasione, parteciperò ammesso che volentieri. la combo mi Ah, ispiri. c'ho tante idee in mente, Cesare, ma ne ho veramente tante. Quindi vediamo un po' cosa possiamo tirare fuori. Basta così, io ho finito. Bene, Quindi. ragazzi, non possiamo che salutarvi, ricordare a tutti gli amici da casa che ci stanno seguendo che giovedì si concluderà anche il campionato Mazda MX Cup, Esatto. un campionato estremamente avvincente e divertente anche quello, per cui vi invitiamo a seguirci. Eccolo Maurizio, nei saluti finali. Beh, allora interrompiamo i saluti finali. Maurizio, buonasera. Ciao Maurizio. Ah, ciao, buonasera. Ah, Buonasera, eccolo, è perdonaci, apparso. abbiamo avuto un errore di gestione nostra, ti chiediamo scusa. Beh, benvenuto allora Maurizio Dos Santos del Drive In Autosport, secondo classificato nella classifica assoluta di questo campionato 500 Abarth. Benvenuto Maurizio. Perdona, ragazzi, vi teniamo qua ancora un paio di minuti, vi spiace? No, 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 anzi. assolutamente. Maurizio, questa sera non ti arrabbiare, ma ci aspettavamo qualcosa di più da te. Sì, Com'è andata la assolutamente. gara? Anche io mi aspettavo di più da me. No, semplicemente, allora, in questo tipo di tipologia di pista, probabilmente col mio stile di guida non riesco a
a fare le traiettorie come vorrei, e impostare la curva, cioè muovere l'auto come vorrei io. Quindi il setup che ho fatto è totalmente diverso da quello che dovrebbe essere per questa pista. Quindi proprio non, cioè già dall'inizio non mi trovavo. Quindi ho detto faccio quello che posso e non mi alieno più di tanto perché già ho visto che non è per me questa pista e ho fatto quello che ho potuto senza fare troppi incidenti e via. Ecco, non ti nego che quando abbiamo visto la tua posizione nelle prequalifiche, io personalmente, ma credo che anche gli altri, abbiamo immaginato una strategia, diciamo, un nascondersi, ecco. No, di solito non lo faccio mai, no. Poi, in effetti, purtroppo per te, dai tempi delle qualifiche, abbiamo capito che nelle settimane che avevano preceduto questa tappa non ti sei nascosto, ma che in effetti eri in No, difficoltà. anch'io stesso dopo ho detto non fa per me questa pista, quindi ho detto non mi alleno più di tanto, cioè proprio non mi andava, quindi ho cercato di fare qualcosa di decente e basta. Se me Beh, lo facevi comunque. sapere mi rilassavo un po' di più. Mi dispiace. Comunque, bravissimi voi. Complimenti. Beh, comunque complimenti anche a te perché è vero questa sera non sei stato brillante come al solito, però hai guadagnato il secondo posto assoluto. Sì, mi sono reso conto, sì. Hai sentito cosa hai vinto? Sì, mi ha detto Paolo, sì, mi ha scritto, sì. Ok, perfetto. Una scheda madre di tutto rispetto per il processore Bellissimo. AMD, di nuova generazione. Questa è una vittoria importante. Anche il premio, ricordiamo, i premi sono dati dagli sponsor di sportsseries.net, quindi che danno quel tocco in più alle competizioni sportive che intrattengono tutti quanti noi. Raccontaci un pochino, quindi stasera ci hai già detto, non eri, no, la pista non faceva per te, non No, eri in no, forma. a parte quello, comunque nelle qualifiche sì, ho avuto qualche difficoltà anche verso la fine. Quando mi si stavano scaldando le gomme ho trovato più gente davanti attaccata, magari che faceva errori, dopo anch'io li facevo, toccavo un po' i muretti e dopo quando trovo quelli più veloci dietro di me dovevo spostarmi e li vedevo all'ultimo, quindi anche là riperdevo il giro, quindi sempre peggio Insomma, così. complicazioni su complicazioni. Sì. Invece nelle tre tappe precedenti, hai qualcosa da rimproverarti Sì, per come sono andate o sei solo comunque soddisfatto? la prima gara che ho cambiato le gomme. Solo quello. Cambio gomme che ti ha fatto perdere molto tempo e Sì, diverse posizioni. 20 secondi, sì. Il resto mancava solo qualche piccola regolazione nel setup per andare quell'1 o 2 decimi in più e basta, cioè. Però più o meno è quello che mi aspettavo. Eh beh sì, hai fatto. No, perdonami, ora non ricordo esattamente, ma credo che tu non sia mai arrivato a podio nelle tre gare, cioè in questo No, campionato. no, Sei due, riuscito a. fatto due terzi posti. Ah, ecco, Esatto. allora ho letto male io. Okay, ecco, a No, posto. Scusami, no, errore mio. figurati. No, boh, un po' magari dispiaciuto, magari perché diciamo quest'auto era la mia preferita. Forse col vecchio Assetto Corsa del 2014-15 sarei andato un po' meglio perché c'era un altro tire model che conoscevo meglio, no? Qui, boh. Ecco, ragazzi, scusate, posso fare una domanda a tutti quanti? Il tire model di quest'auto soffre, o meglio, vi fa soffrire lo scalino del calo di prestazione della gomma, come accade per altre vetture o no? O la gomma si degrada in modo costante? A me sì, si degrada in modo un po' troppo brusco. Anche a me, sento proprio una differenza marcata. E ripeto, che dite? Io se A me. faccio come dice, scusa, se No, vai, fammi, fammi. faccio come dice Leo Fender che chiudo l'app delle gomme non mi accorgo di niente. Mi sembra la cosa buona e giusta, bravo. No, a parte gli scherzi, con uno o due PSA in più il consumo sì, si sente, ma non tanto. Poi giocando Assetto Corsa solo da un paio d'anni non ho il metro di riferimento col vecchio modello, diciamo. Allora, io il metro di riferimento col vecchio modello non ce l'ho perché con il vecchio Assetto Corsa questa macchina non l'ho mai guidata. Questa era la prima volta che la guidavo in questo campionato. Per cui da questo punto di vista non te lo so dire. Però per quanto mi riguarda stasera, in particolar modo, il primo clip della gomma, il primo calo, non
Non l'ho sentito, nel senso che sono riuscito lo stesso a girare in 51,1. Col secondo, sì, sono andato sul 51,3, 51,4, che erano tempi comunque veloci, Dei signori tempi. però diciamo che un 8 decimi rispetto a quanto potevo girare col secondo cliff si perdono, cioè quantomeno io li ho persi. Ecco bene, grazie ragazzi di questo riscontro sul degrado gomme. Beh, Matteo, a te la parola. Se non hai altro da chiedere a Maurizio e agli altri, ti lascerei la parola per i saluti finali. No, diciamo domande no, mi auguro soltanto di rivedere Maurizio l'anno prossimo con più voglia. Quest'anno, causa viaggi di lavoro o quant'altro, non l'abbiamo visto molto molto presente, ma sinceramente me lo ricordo molto molto piuttosto e forte. Quindi dai Maurizio, Spero anch'io. dacci dentro, ok? Poi Ok. boh, vedremo, magari faremo un campionato su Assetto Corsa Competizione se Eh sì. dovesse risultare un prodotto valido, invece di fare un GT3 su AC, Volentieri. perché no? Va bene, grazie, grazie ragazzi, complimenti ancora, e non ho Grazie, nient'altro da grazie, grazie. dire. Edo, Chiudo io? Va no, bene. no, volevo soltanto ringraziarti più che altro per avermi accompagnato in questi ultimi due round, ma ci sarai pure tu giovedì? Per il Mazda, dici? Credo proprio di no, in quanto impegnato, invitato a un matrimonio. Ti sposi? Quindi, no, invitato a un matrimonio, sei matto. Ma ti ha invitato la tua Esageriamo. futura moglie. No, va bene, dai, non ti preoccupare. Ti ringrazio per avermi accompagnato in questi due round. Grazie a te, è stato davvero un piacere. E ci vedremo presto in pista comunque. Grazie, Senz'altro. grazie per averci seguito e alla prossima. Ciao. Ciao. Grazie a tutti, Buonanotte a tutti. buonanotte. Ciao a tutti, buonanotte.